Signore e signori, inizia l'evento Head On 2023. Sul palco, il fondatore e amministratore delegato di Mindwork, Mario Alessandra. Benvenute e benvenuti a Head On 2023 e buon pomeriggio. Per Mindwork questo è l'anno del raddoppio. Ci sono il doppio delle persone che lavorano con noi, ci sono il doppio degli iscritti e delle iscritte a questo evento, sia online che qui in triennale, e il numero delle aziende per le quali contribuiamo ogni giorno al miglioramento del benessere psicologico delle loro persone, quest'anno è più che raddoppiato. Come avrete capito, ci piace l'idea di poter fare un bilancio, un tirare una linea in questa data, che è la giornata mondiale della salute mentale. Ci piace pensare che il 10 ottobre per Mindwork tutto inizia, finisce, per fortuna ricomincia. 10 ottobre appunto che è la data scelta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare a prenderci cura di ciò che ci fa funzionare, ci fa vivere, ci fa essere, ci fa lavorare e ci fa amare, la nostra testa. Devo dire che sono molto emozionato di vedere tantissimi volti conosciuti qui in triennale, ma soprattutto tantissimi volti nuovi che l'anno scorso non erano qui in questo splendido salone d'onore. Questi primi 10 mesi dell'anno per Mindwork sono stati ricchi di gioia, sono stati molto intensi e sono gioia e intensità che abbiamo condiviso con i team HR delle aziende con cui lavoriamo a quattro mani con un solo obiettivo, quello di far crescere e far fiorire le persone dentro e fuori l'azienda. E allora voglio raccontarvi quelli che secondo noi sono i tre protagonisti di questo 2023. Il primo è sicuramente il nostro servizio di supporto psicologico. Il servizio di supporto psicologico rappresenta gli inizi di Mindwork, quando siamo nati nel 2019, siamo partiti col servizio di supporto psicologico online e ogni anno si conferma come il più apprezzato sul mercato. Chi lo utilizza per conoscersi meglio, per migliorare se stesso, se stessa, e anche per chiedere aiuto. E chi lo utilizza ne conferma la rilevanza. E allora vi do due dati. Il primo è 4,9 su 5, è la valutazione che le persone che utilizzano il servizio danno delle psicologhe e degli psicologi del team di Mindwork su competenza, capacità d'ascolto e puntualità. E poi c'è un altro dato, questo 6 per, di cui andiamo molto fieri in Mindwork, è il tasso di utilizzo del nostro servizio, che è fino a 6 volte più grande del tasso di utilizzo dei servizi dei principali competitor. Il secondo protagonista è il lancio del nostro modello di leadership, che si chiama Leadership a misura di benessere psicologico, nostro perché ideato internamente dal team di Mindwork. Da sempre sosteniamo che per attivare davvero una trasformazione culturale orientata al benessere psicologico bisogna andare a lavorare su chi le aziende le gestisce, su chi gestisce le persone, su chi l'azienda la fa davvero funzionare. E allora abbiamo introdotto il nostro modello di leadership e per noi è un grande traguardo. È un modello di leadership basato su 5 pilastri, tra cui sicurezza psicologica, autoconsapevolezza e senso del limite. Con leadership a misura di benessere psicologico, nei primi 6 mesi dal lancio, meno di 6 mesi dal lancio, abbiamo già formato più di 300 leader. Il terzo protagonista è un progetto editoriale, è un podcast, si chiama Troppo Poco, ed è il podcast che abbiamo realizzato con gli amici e le amiche di Will Media. È un podcast che parla di benessere psicologico al lavoro, direttamente alla generazione Z e ai millennials. È un podcast che vede la nostra direttrice operativa, Bianca Maria Cavallini, nella veste di co-host. Ma soprattutto è uno strumento che tanti di voi hanno iniziato a utilizzare in ottica di employer branding per raggiungere quei talenti che sono sempre più difficili da raggiungere sul mercato. Troppo Poco, già dalla seconda puntata della prima stagione e adesso in occasione proprio della Giornata Mondiale della Salute Mentale, siamo partiti con la terza stagione, è entrato nella top 10 dei podcast più ascoltati in Italia. Adesso voglio focalizzarmi invece su quello che sarà per noi il 2024. Allora,
Grazie al dialogo continuo, al confronto continuo con tanti e tante di voi, abbiamo preparato, abbiamo progettato quella che sarà la risposta a quella che noi pensiamo possa essere le esigenze della funzione HR nel 2024. E anche qui voglio raccontarvi di tre progettualità. La prima può essere riassunta in una parola sola, misurazione. Ci avete chiesto come faccio a capire se le mie persone stanno bene, come faccio a capire i motivi per cui le persone stanno bene o stanno male all'interno della mia azienda, qual è la ricetta del benessere più adeguata al mio contesto lavorativo. E soprattutto, e qui torna il tema della leadership, come faccio a capire se i miei leader e le mie leader riescono a far star bene, a far lavorare bene le loro persone. E allora per noi scientificità e affidabilità sono sicuramente due asset imprescindibili dal 2019, da quando siamo partiti, e abbiamo scelto due partner, il più autorevole e il più innovativo sul mercato. Parto dal più autorevole, sicuramente Bivia Doxa, partner storico di Mindwork per l'osservatorio sul benessere psicologico nelle aziende italiane, già alla quarta edizione, parleremo dei dati nel corso di questo evento, e da oggi Bivia Doxa sarà a vostra disposizione, insieme a noi, per indagare il benessere in azienda. Poi dicevo, il più innovativo è Game to Value, più innovativo perché progetta videogiochi per l'assessment delle soft skills. E più tardi Gianmarco Pinto, fondatore, ideatore e amministratore delegato di Game to Value, vi racconterà proprio di un nuovo gioco nato in casa Game to Value per misurare e fare una mappatura del benessere in azienda. La seconda progettualità di cui voglio parlarvi invece nasce da una riflessione profonda che abbiamo fatto rispetto alla responsabilità che ha l'azienda di andare incontro davvero alle esigenze di tutte le persone, ma davvero di tutte e tutti. E allora abbiamo la riflessione è questa, ci siamo resi conto che in tantissime aziende, nella maggior parte delle vostre aziende, ci sono e sviluppate insieme a noi delle attività, delle progettualità per genitori e per caregiver, ma ci siamo resi conto di un bisogno non ascoltato, quello delle persone, talvolta le più giovani, che si stanno ponendo delle domande per il loro futuro. Mi sposo, non mi sposo, vado a convivere, non vado a convivere, faccio figli, non faccio figli, e quali sono poi le ricadute dal punto di vista del benessere psicologico di queste scelte. E allora insieme a degli esperti di diritto di famiglia abbiamo realizzato un percorso nuovo per dare una bussola a queste persone per poter fare delle scelte consapevoli per il loro futuro, per renderli capaci di futuro. Questo percorso si chiama Vita adulta a misura di benessere psicologico. E infine l'ultima progettualità, quella che devo dire mi sta più a cuore, perché tratta di una tematica che è fortemente stigmatizzata nella nostra cultura, così come lo è la salute mentale, che è il denaro. Il denaro, sappiamo quanto possa influire sul nostro benessere psicologico e quanto la gestione dei soldi sia impattata da vissuti emotivi e da percezioni. C'è stata prima la pandemia, poi la guerra, che ha determinato l'inflazione di adesso, che è una novità assoluta per i giovani. E questo ha causato ansia e stress che confermo la centralità della sfera psicologica nella gestione delle proprie finanze. Allora anche in questo caso abbiamo voluto introdurre un percorso innovativo a più voci che abbiamo chiamato, proprio sul benessere finanziario, che abbiamo chiamato finanza personale a misura di benessere psicologico. Bene, adesso è arrivato il momento di far partire Head On. E allora devo chiamare sul palco colei che per il secondo anno consecutivo ci condurrà tra tavole rotonde, interviste, performance musicali. Lei è un'imprenditrice sociale, è un'attrice, da sempre attenta alle tematiche della sostenibilità umana e sociale, la tematica del benessere psicologico. Posso dire con tanto orgoglio che è ambassador di Mindwork. Chiamo sul palco Cristiana Capotondi. Grazie a te, Cristiana. Forse no. No. Ecco, adesso sì. Dicevo, ho detto delle cose...
Ho detto delle cose imperdibili che adesso cercherò di ripetere. No, sono felice che tu mi abbia facilitato il lavoro perché ci hai portato dentro i buoni risultati, straordinari risultati di Mindwork di quest'anno e ci hai dato degli assaggi di quello che vedremo oggi, quindi davvero grazie. Possiamo dire di aver condotto questo Head On 2023 insieme. Quindi un applauso e grazie a Mario e complimenti grazie per i risultati di Mindwork in questo 2023. Grazie mille. Grazie, ci vediamo più tardi. Allora, il mio compito intanto è di darvi il benvenuto in questo posto meraviglioso nel Salone d'Onore della Triennale di Milano, dove già lo scorso anno Head On 2022 aveva condiviso con voi e con i tanti ospiti che vedremo oggi susseguirsi nelle diverse tavole rotonde questo mondo, il mondo del benessere psicologico che sempre più è al centro dei nostri interessi, degli interessi dei tanti presenti qui oggi, amministratori delegati, CEO, HR, tutte persone che in questa giornata, nella giornata mondiale della salute mentale, sono fortemente coinvolte. Allora io vorrei iniziare questa giornata, questa lunga maratona insieme, chiamando una persona che è già stata citata, che è l'anima di Mindwork, la direttrice operativa Bianca Maria Cavallini, con la quale andremo alla presentazione della prima tavola rotonda. Bianca Maria. Ciao Cristiana. Buon pomeriggio. Lo scorso anno ti ho lasciato in chiusura con una domanda a sorpresa e con un compito che poi chiuderà la giornata, perché siamo riusciti a costruire davvero un filo rosso sì, tra l'edizione dello scorso anno e l'edizione di quest'anno. Bianca Maria ci porta dentro questa tavola rotonda perché fondamentalmente ne è l'anima. Tu sei direttrice operativa, board member di Mindwork. Questa tavola rotonda si chiama Mental Wellbeing Council ed è una tavola rotonda della quale tu fai parte in maniera particolare. Ci vuoi sì, raccontare il perché intanto vieni qui sulla sinistra, che diamo l'opportunità. Tanto buonasera, buon pomeriggio a tutte e a tutti, è un onore essere qui e torno a dire quello che diceva Mario in apertura, siete molti e molti di più dell'anno scorso, quindi fa molto piacere, anzi se c'è qualche sedia ancora, visto che vedo persone in piedi, ne approfitto per fare un po' di servizio d'ordine. Allora, il Mental Wellbeing Council di Mindwork sì, è di più di una tavola rotonda quest'anno, infatti per i più attenti avrete notato che sul programma nemmeno c'è scritto round table, c'è proprio scritto Mental Wellbeing Council di Mindwork. È un board di aziende che abbiamo fortemente voluto per prendere un impegno condiviso e soprattutto concreto sul benessere psicologico in azienda. E con questa azienda abbiamo lavorato, ci siamo trovati e trovate con una, diciamo, con una visione sicuramente condivisa, con valori, best practice, mettendo a sistema tutta una serie di progettualità che hanno poi dato vita al manifesto, a Be Mindful, manifesto per il benessere psicologico in azienda, che avete anche nelle vostre bag, che avremo modo di approfondire. Abbiamo dei dati molto interessanti sulla ricerca sì, del benessere psicologico da parte delle lavoratrici e dei lavoratori in Italia, tanto che 7 persone su 10 auspicherebbero di avere un accompagnamento psicologico in azienda. Di voi, delle aziende presenti, quanti hanno questo servizio? Quanti hanno favorito questo servizio? Beh, insomma, sono tantissimi, un po' più sulla sinistra che sulla destra, quindi a fine serata dobbiamo equiparare la destra e la sinistra. È una gara chi offrirà maggiormente questo servizio. Ma soprattutto è un piccolo esercizio di benchmark che più o meno ci ha dato l'idea anche del motivo per cui abbiamo voluto questo manifesto. Perché quello di cui ci siamo accorti in Mindwork è che molto spesso le aziende fanno tanto, tantissimo, ma è bene che si parlino di più e possano mettere a sistema anche tutte le loro progettualità per un impegno che possa essere anche condiviso e anche per dettare una direzione futura che faccia in qualche modo prenda il buono e gli aspetti anche migliori da ogni realtà organizzativa. E quindi abbiamo provato a fare questo proprio con il manifesto che vi andremo a raccontare con le aziende del board. Allora io ti lascio, sì, ti lascio grazie, introdurre i tuoi ospiti, ci vediamo più tardi. Allora, io sono molto contenta di chiamare ora sul palco, vi chiamo genericamente HR Director, poi adesso vi leggerò per i secondi i vostri job title, se no mi perdo sempre qualche pezzettino. E sono molto contenta di avere i nostri HR Director del Board di Mindwork qui su IDON a presentare appunto il manifesto. Sono aziende amiche, sono aziende clienti con cui lavoriamo da tanto tempo su progettualità differenti che vi andremo a raccontare, ma soprattutto vi andremo a raccontare un po' le visioni che abbiamo condiviso per il benessere psicologico in azienda. Quindi io non,
Non rubo altro tempo e vi chiamo qua sul palco, partendo da Paola Cornero, General Secretary and HR Director di Carrefour Italia. Ben arrivata, dove vuoi? Eccoci. Poi chiamo sul palco Raffaella Maderna, People and Communication Director di Lundbeck Italia. Ben arrivata, dove preferisci? Poi io mi siedo di conseguenza, vi passerò sicuramente davanti, ma non ci formalizziamo. Giorgio Pasolli, responsabile People and Culture, Corporate Culture, Gruppo Cassa Centrale. E infine Guido Stratta, direttore People Organization e nel gruppo. A questo punto qua, ti faccio sedere qua, vado io qua, così poi mi devo girare da una parte, mi viene il torcicollo poi così. Tanto stai seduta. Tanto sto seduta, così non rischia. Sei troppo alta per noi. Allora, è un piacere avervi qui e mi piacerebbe partire da una domanda, perché abbiamo appunto annunciato il manifesto, io me lo sono portato su, lo avete nelle vostre bag. C'è in parte scritto, ma secondo me non abbastanza, perché le vostre aziende hanno aderito al manifesto, perché in qualche modo non solo avete aderito come azienda al manifesto, ma avete contribuito a definirlo, a crearlo, a immaginarlo e a strutturarlo. Quindi io partirei da Paola, così facciamo il giro per come vi ho chiamati, e ti chiedo appunto come mai Carrefour ha scelto di aderire e di lavorare a questo manifesto che oggi presentiamo. Grazie Bianca e buongiorno a tutte e a tutti. Quindi io sono veramente molto felice di essere qui oggi con voi per questa occasione, lancio del manifesto del benessere psicologico, che è una tematica su cui come personalmente, come azienda, crediamo moltissimo. È una grande scommessa, no, dei nostri tempi, no? Una scommessa che però è assolutamente win-win, quindi porta degli enormi, quando viene perseguita con coerenza, porta dei grandissimi benefici sia per le persone che lavorano all'interno delle organizzazioni, ma anche per le stesse aziende che poi si fanno carico di questa dimensione. Per noi quindi c'è la volontà, come dire, innanzitutto il piacere anche di aver potuto lavorare insieme anche alle altre aziende sulla stesura di questo manifesto, ma anche la volontà poi, come dire, di portarlo a fattor comune, condividere questi principi, queste idee con tante aziende, perché come Carrefour siamo convinti dell'importanza di fare rete su questi argomenti, quindi uscendo anche dai confini della propria azienda, coinvolgendo stakeholder privati, pubblici, per far emergere il tema del benessere psicologico, della salute mentale, al livello di priorità sociale che merita, no? Credo che poi, come dire, questo è un tema che è uscito tantissimo, sì, quindi negli ultimi anni. Adesso funziona, quindi dal momento della crisi pandemica, poi il nuovo contesto post pandemico, con tanti fattori di crisi che hanno fatto emergere delle contraddizioni che erano già latenti nel modello precedente e che hanno portato alla luce tutta una serie di aspettative diverse, di bisogni diversi da parte dei collaboratori che lavorano all'interno dell'azienda. Quindi la nostra volontà come azienda è quella di lavorare su un modello di lavoro che sia veramente sostenibile. Quindi sostenibile vuol dire prendersi cura delle proprie persone, quindi pensare ad un benessere un po' a 360 gradi che prenda in conto l'aspetto lavorativo delle persone, ma non solo, come poi sicuramente ci sarà occasione di parlare in seguito, ma anche, come dire, il tema dell'ingaggio, della motivazione, dare occasioni di crescita professionale continua e anche creare poi un ambiente di lavoro con delle relazioni che siano
di valore positive, quindi tra colleghi. Quindi questi sono tutti temi che ci stanno molto a cuore, che vogliamo così condividere con tutti voi oggi. Grazie, grazie Paola. Raffaella, sì. Lundbeck Italia, come mai ha scelto di aderire a questo manifesto? Sì, allora intanto buonasera a tutti, io sono, oltre che essere felice, sono anche emozionata, quindi sdoganiamo anche le emozioni sul palco, quindi questo è veramente un momento importante. Quindi intanto secondo me è stato molto utile un confronto tra colleghi che lavorano in aziende diverse, quindi questo secondo me è stato un valore aggiunto anche di unire diverse competenze, diverse menti attorno a un tavolo, perché questo sicuramente arricchisce e è veramente l'obiettivo di questo progetto. Noi ci crediamo fortemente, nel senso che per noi è fondamentale crederci dalla testa ai piedi, dal basso in alto, dalla sinistra a destra, avere un coinvolgimento proprio di tutta la nostra organizzazione. In secondo luogo siamo coerenti anche con quella che è il purpose della nostra azienda. Lundbeck è un'azienda farmaceutica di origini danesi che si occupa della salute del cervello affinché ogni persona possa essere al proprio meglio. Quindi questo veramente si lega anche con quello che è il codice, il DNA della nostra azienda. E quindi c'è una coerenza anche nei nostri valori, quindi questo tema della responsabilità sociale ed etica che è molto forte nella nostra organizzazione. E l'ultimo aspetto, non per questo meno importante, è quello della consistenza. Cioè io prendo questo manifesto anche un po' come una call to action, cioè una chiamata all'azione, di focalizzarsi non tanto sulla condivisione, presa di consapevolezza, quelle che possono essere delle riflessioni, ma anche la condivisione di azioni e di comportamenti che possiamo agire e li possiamo, cioè abbiamo la dimostrazione che possiamo farlo, perché sono tante le realtà che stanno mettendo questa priorità nelle loro agende, e quindi la prendo proprio come una chiamata all'azione. Quindi punto molto alla focalizzazione su quello che è progettualità, azioni concrete che possono anche avere dei fallimenti. Non è detto che si è sempre vincenti, non è detto che tutte le iniziative siano sempre accettate e comprese da tutti. Quindi anche dal fallimento si possono comprendere meglio le direzioni da intraprendere. Quindi questo secondo me è il motivo per cui abbiamo aderito con grande piacere. Grazie, grazie Raffaella. Peraltro all'interno del manifesto trovate per ogni azienda, per ognuna delle quattro aziende, proprio anche le progettualità che queste aziende stanno portando avanti al loro interno in ottica di benessere psicologico, perché ovviamente abbiamo voluto sostanziare quello che è l'impegno di ciascuna di queste realtà organizzative. Giorgio, ovviamente stessa domanda anche a te: come mai il gruppo Cassa Centrale ha scelto di essere parte di questo manifesto? Beh, buon pomeriggio a tutte e tutti. Ma Cassa Centrale prima di tutto è un gruppo nuovo, è nato nel 2019, pur avendo il sistema bancario, quello che seguiamo noi, quello del credito cooperativo, una storia antica. Nel 2020 la pandemia ci ha sorpresi tutti, no? E quello è stato un momento per noi, appena partiti da solo un anno, di affrontare il tema, soprattutto per tanti giovani che noi avevamo inserito in azienda e che in qualche modo abbiamo visto un po' disorientati. La nostra era un'azienda che non aveva mai sperimentato il lavoro da remoto e di colpo tutti si sono trovati a lavorare da casa o da altri luoghi. In questo modo noi abbiamo lanciato il supporto psicologico di Mindwork con grande convinzione, perché da subito, senza chiederlo in maniera davvero genuina e non richiesta, abbiamo avuto dei feedback davvero importanti da parte delle nostre persone. E lì abbiamo capito che la strada era quella giusta e non potevamo fermarci. Quindi anche in un momento come quello di oggi, in cui abbiamo superato un po', no, il momento pandemico più importante, anzi speriamo averlo superato completamente, ci siamo fidati di Mindwork, lo dico, cioè è un tema di fiducia. Abbiamo lanciato anche i progetti sulla leadership, abbiamo puntato soprattutto sui temi di genere
così un occhio particolarmente attento e anche continuativo. Per quanto riguarda il supporto, abbiamo addirittura raddoppiato la possibilità, raggiungendo dei numeri forse non so, elevati per quello. Noi siamo nel 6 per, ma perché le richieste sono tante e questa situazione ci fa quindi capire che anche l'adesione al manifesto, quindi insomma, la risposta diciamo che è una naturale conseguenza, perché no, noi ci troviamo in tutto ciò che è scritto nel manifesto, l'abbiamo costruito insieme e ci sono effettivamente gli elementi che abbiamo toccato con mano e che, lo dico subito, noi continueremo nel tempo perché da qui non si torna indietro, ecco. La metto così, un po' una battuta, ma però, difficile tornare indietro. A me piace dire che il futuro dell'azienda è a misura di benessere psicologico oppure non è, quindi, certo. Quindi trovo assolutamente sensata la tua affermazione. Grazie Giorgio. Certo. Guido, io peraltro racconto questo, probabilmente anticipo una cosa che ridirà Mario in apertura, non guardarmi così male. Perché in realtà l'idea del manifesto è nata da una chiacchierata che abbiamo avuto in una delle nostre riunioni a Roma. E, quindi c'era già l'idea del Mental Wellbeing Council, c'era già ovviamente l'idea di Edon, di che voi foste presenti in maniera così importante anche a questo evento, e poi a un certo punto è venuto fuori il manifesto. Quindi in particolare quasi a te faccio questa domanda, cioè perché Enel ha scelto non solo di aderire ma proprio anche quasi di pensare insieme a noi questo documento? Perché l'era di fare fiorire le persone, non abbiamo più tempo. Se pensiamo come ci siamo convinti alla transizione energetica, perché il mondo ha un problema ambientale, dobbiamo capire che per fare quella ci vuole una transizione emotiva. La transizione emotiva vuol dire persone che stanno bene e che quindi sono pronte, motivate a prendersi cura degli altri. Se io non sono consapevole di prendermi cura di me, è difficile che faccia la raccolta differenziata, un sorriso, un aiuto agli altri. Quindi dobbiamo partire dalla persona. La persona quando sta bene, Bianca? Sostanzialmente, lascio stare il vostro lavoro, non entro nel mondo dei medici e degli psicologi, quella è la, diciamo, salute. Ma io parlo più sul lavoro. Una persona sta bene quando fa ciò che ama, quando lo sa fare e lo fa in una rete relazionale che glielo riconosca. Allora voi pensate che impegno dobbiamo avere nell'architettura delle biografie. Cosa voglio dire con architettura di biografie? Vuol dire che se tu guardi la persona, vedi che ambizioni ha, la guardi come un fiore, il fiore fiorisce senza paura che fioriscano gli altri, quindi la competizione non è con gli altri fiori, è con se stessi. Allora noi dobbiamo cambiare qualcosa. Chi ha la responsabilità di gestire persone deve guardare i punti di forza di queste persone. Deve abilitarne dei sentieri di carriera belli. Lasciate stare, dice, ma non abbiamo opportunità. Ma anche chi fa ciclo passivo ed è creativo può mettersi a fare il layout della bolletta invece che fare solo i codici. Faccio un esempio perché certe volte mi dicono i cinici, vabbè, ma se ci sono risorse infinite. Non è vero. Lo sguardo, l'attenzione, il sottrarre una persona dall'anonimato, vederla come persona e non come numero, lo si fa sempre. E poi non serve la gerarchia, un altro tema, Bianca, dobbiamo attivarci ognuno di noi. Perché se anche abbiamo un capo o una capa carogna, noi nelle relazioni interne di un team possiamo abilitare la bellezza. Dobbiamo disintermediare quel cinismo, dobbiamo dire se c'è un attacco insieme rispondiamo. Non dobbiamo cadere nella psicologia delle masse in cui ci si lamenta, però poi si obbedisce al potere per essere protetti. Deve essere l'anno in cui la salute mentale è fatta dalla relazione tra persone, che non ha bisogno né del potere né dell'esempio del vertice, ma ha bisogno dell'impegno individuale. Grazie, grazie Guido. E il council. Allora, il manifesto è diviso in tre parti. L'abbiamo voluto dividere in tre parti perché abbiamo individuato un po' i tre soggetti del benessere psicologico che abbiamo in parte già citato, anzi abbiamo citato, la persona, la leadership e la società. Quindi in qualche modo a me piacerebbe adesso ripercorrere con voi quattro il manifesto e le sue sezioni partendo dalla persona. E per affrontare la parte dedicata alla persona parto da Raffaella, perché ogni punto del manifesto, lo vedrete se aprite il libricino che avete nella bag, è articolato in cinque punti.
Quindi io vorrei parlare con te, Raffaella, del primo punto di persona, che è benessere a 360 gradi. E ne voglio parlare con te perché voi siete un'azienda che si occupa di, appunto, salute del cervello. E state facendo tanto per le vostre persone in ottica di benessere psicologico, e ci racconterai anche poi il perché. E avete proprio questa idea integrata di benessere, di salute, e vi muovete sia internamente che esternamente portando avanti proprio questa visione. Ci racconti di più? Sì, allora intanto il concetto di benessere a 360 gradi è un po' anche una terminologia su cui mi ritrovo molto, nel senso che va a prendere in considerazione un aspetto della persona in tutte le sue sfaccettature, che se vogliamo, oggi come oggi, nel mondo del lavoro, la persona entra molto di più mostrando, sì. Perché poi abbiamo parlato anche di salute mentale, di stigma, e quindi sappiamo che quando c'è salute mentale, comunque benessere psicologico, c'è sempre un po' di stigma, un po' di paura di mostrarsi. Sicuramente ci sono stati due fattori che hanno completamente ribaltato il paradigma, se vogliamo, del più forte sono e meglio è, che è un po' quello che ha contraddistinto il mondo organizzativo, il mondo aziendale, quello di non mostrare mai le proprie debolezze, quindi essere un vincente a tutti i costi. La pandemia, nella sua tragicità, ha fatto in modo che le persone mostrassero le proprie paure, quindi questo è stato sicuramente un fattore scatenante. E sicuramente l'altro elemento è quello delle nuove generazioni, cioè un fattore sociodemografico, cioè le nuove generazioni non hanno paura di mostrare le proprie fragilità. E quindi questo è sicuramente un aspetto molto importante che fa capire, e che le organizzazioni devono capire, che la persona mostra se stessa così com'è nel luogo di lavoro, ma anche in qualsiasi posto esso sia la persona. Quindi io dico sempre che può essere il paradosso delle 15:36, che però dietro ogni persona c'è una persona proprio, sì. Con tutte le sue sfaccettature e con tutti i propri punti di forza, ma anche di debolezza. E quindi le organizzazioni si devono prendere cura di questi aspetti. Quindi si passa proprio da un concetto di preoccuparsi delle persone a un concetto di cura della persona, che in inglese people care suona meglio, in italiano cura dà un po' l'idea di un po' più, come dire, geriatrico, non so come, però quando dico cura intendo proprio prendersi a cuore le persone. Secondo me bisogna lavorare da un punto di vista organizzativo su tre livelli, che è un po' quello che noi come Lundbeck stiamo portando avanti. Sicuramente quello della conoscenza, cioè creare quel zoccolo, quella formazione culturale, cioè quella awareness, il fatto di far conoscere che cosa vuol dire il benessere psicologico, che comunque ha un'accezione positiva, questo è bello perché benessere vuol dire comunque far star bene le persone, quindi questa è un'accezione sicuramente positiva, però dobbiamo conoscere e quindi c'è molto focus su quella che è la conoscenza. Il secondo aspetto è quello della mentalità, cioè lavorare sulla eliminazione di quelle che possono essere delle deviazioni magari in accezioni negative, che sappiamo tranquillamente sei debole e quindi c'è un'accezione negativa, invece dobbiamo trasformarlo in una considerazione positiva. E poi c'è quello dei comportamenti, cioè quello dell'agire, del mettere in campo situazioni, comportamenti che facilitano maggiormente l'integrazione della persona e soprattutto l'attenzione della persona. E questi, secondo me, questi tre aspetti messi insieme possono essere vincenti per l'organizzazione, per far star bene la persona all'interno dell'azienda, ma anche e soprattutto con se stessa. Grazie, grazie. E tu hai anticipato un tema che è quello dell'integrazione, che è un altro punto di persona, perché all'interno di questi cinque punti noi abbiamo appunto benessere a 360 gradi, consapevolezza, equilibrio, personal integration, che adesso andiamo a vedere, equilibrio e poi unicità. Per parlare del terzo punto di personal integration, io vengo da te, Paola, perché questo è un po' un neologismo che abbiamo coniato in realtà in Mindwork, che abbiamo proposto anche a voi, l'avete accolto di buon grado, per raccontare sostanzialmente il bisogno che abbiamo di sentirci interi e sentirci intere.
che è un qualcosa che condividiamo anche proprio quando dicevamo, no, la condivisione di valori, di visioni, c'è anche questo. Noi Mindwork abbiamo dato un nome, abbiamo detto usiamo allora il nome che abbiamo dato in Mindwork, però il concetto è proprio questo, cioè sentirsi intere e interi. E voi in Carrefour insieme lavoriamo su tanti fronti, sul supporto psicologico, ma anche su tutta una progettualità dedicata, giusto appunto, lo citava anche Mario prima, alla genitorialità. Quindi cosa diresti a quelle aziende che vogliono far sentire intere le loro persone? Ma guarda, penso che innanzitutto sia, come dire, proprio una necessità dei nostri tempi, cioè non, quando consideriamo le persone che lavorano all'interno delle nostre aziende non possiamo più limitarci a considerarle delle risorse, no? Ma dobbiamo veramente prenderle in conto a 360 gradi come persone, e quindi chiaramente quello che le persone agiscono, pensano, come si relazionano sul lavoro, è molto influenzato da quella che è la condizione della persona anche al di fuori del lavoro, mm-hmm. e viceversa. No, quindi ci possono, come dire, noi come aziende, senza pretendere di poter, come dire, influenzare i destini chiaramente delle persone che lavorano con noi, però il nostro contributo lo possiamo dare, no, perché le persone stiano meglio innanzitutto all'interno dell'azienda, ma di conseguenza probabilmente anche al di fuori, no? Quindi quando parliamo di benessere a 360 gradi o di considerare la persona nella sua interezza, questo è, come dire, deve essere un po' il focus, no, della nostra presa in carico del benessere. Quindi noi con Mindwork abbiamo iniziato da un paio d'anni questa collaborazione con il servizio di supporto psicologico per i nostri collaboratori. Prima noi già ce l'avevamo, ma era, come dire, più focalizzato su temi legati al disagio lavorativo. Proprio la pandemia ci ha fatto capire che bisognava aprire, no? Bisognava aprire per parlare di benessere o di malessere, così veramente, come dire, a 360 gradi. E quindi sì, mi piace anche questa iniziativa che abbiamo portato avanti insieme, no? Sul tema della genitorialità, è un tema di cui si parla moltissimo. Quest'anno in Carrefour abbiamo deciso di varare una nuova policy di supporto alla genitorialità, che comporta alcuni aiuti, integrazioni di tipo anche economico, che consentano, almeno nei nostri auspici, no, di stimolare un vissuto della genitorialità con dei carichi più equilibrati, quindi tra i due genitori. Quindi abbiamo concesso anche dei congedi retribuiti, abbiamo raddoppiato il congedo retribuito previsto dalla legge per il secondo genitore, ma come dire, ci siamo resi conto, quindi proprio dalla nostra esperienza, che poi la genitorialità è qualcosa che sconvolge profondamente in senso positivo, ma a volte anche crea delle difficoltà, no? Quindi alle persone che la vivono. Quindi poi ci dicevamo che quando nasce un bambino, una bambina, nasce anche un genitore, no? E quindi ci è venuta l'idea di accompagnare questo percorso, che è fatto di scoperte, anche di qualche difficoltà, perché c'è un tema che spesso, come dire, è molto nascosto, che è il tema della depressione postpartum per le donne, che comunque è qualcosa che può avere un impatto molto forte in termini di salute mentale. C'è il tema del ritorno poi al lavoro, no? Di come che viene vissuto spesso con delle ansie. C'è il tema poi dell'organizzazione, della nuova organizzazione tra vita privata e vita familiare, che poi ancora ricade principalmente sulle donne. Quindi sono tanti temi per cui ci è sembrato interessante fare questo percorso insieme e coinvolgere tutti i nostri neogenitori con voi. Grazie. Grazie. Io adesso verrò invece al secondo punto del nostro manifesto, che riguarda la leadership.
e che abbiamo strutturato anche questo in 5 punti, che poi sono quelli del nostro modello di leadership, leadership a misura di benessere psicologico, di cui parlava Mario nella sua introduzione. Il primo punto è autoconsapevolezza, perché riteniamo, e quando dico riteniamo parlo, sono contenta di dire che parlo a nome di tutti e tutte e cinque, riteniamo che non possa esserci una leadership sana, positiva, che fa star bene, fa lavorare bene le persone, se non è una leadership consapevole, se chi è leader non si prende cura di sé e della propria salute psicologica in primis. Perché nell'ottica del, visto che ci piace, come avrete capito, la metafora dei fiori, della fioritura, del giardino, esattamente come quando io devo annaffiare i fiori, se non metto acqua nel mio innaffiatoio non annaffio nulla. E quindi, considerando l'acqua, no, come le nostre risorse, io devo continuare a lavorare sulle mie risorse per poter far star bene le persone che lavorano con me. Quindi autoconsapevolezza, per l'autoconsapevolezza vengo da te Giorgio, perché la citavi anche prima un lavoro che state facendo, in parte abbiamo fatto insieme sulla leadership, dove l'autoconsapevolezza è proprio la chiave, mi verrebbe da dire. E quindi vorrei chiederti un po' cosa diresti, no? In ottica anche di ispirare con questo manifesto e con i punti di questo manifesto alle aziende che stanno lavorando, vogliono lavorare proprio sulla leadership a livello di consapevolezza rispetto anche a quello che voi avete visto e state facendo. Il primo punto è quello che hai detto poco fa, cioè Bianca, essere leader oggi, guidare le persone, ha di fronte un interrogativo, no? Nel senso che sulla leadership abbiamo una storia manageriale molto corposa, no? Ondate anche di mode che nel tempo hanno cambiato questa visione, questo modello di leadership che di volta in volta si piegava a quello che diceva prima, cioè i termini di gerarchia e così via. Essere leader oggi nelle nostre riflessioni significa conoscere se stesso prima di tutto, quindi essere consapevole delle proprie fragilità, perché è lì dentro che il leader riesce poi a farsi riconoscere dalle proprie persone, in qualche modo anche mettersi in una dimensione di lettura empatica verso gli altri, riuscire a capire, ad ascoltarli con un'attenzione che è diversa dal passato. Cioè, diciamo, buttiamo via certi modelli di leadership, quella carismatica, quella che noi che abbiamo studiato, perché forse questo momento, un momento così difficile in cui tutto è veloce, tutto fugge, anche i leader hanno bisogno di fermarsi un attimo, riflettere, capire se stessi prima di tutto per capire gli altri. Il percorso che stiamo facendo lo stiamo facendo soprattutto al femminile e lo stiamo facendo in una situazione aziendale decisamente, io dico, preoccupante, perché il sistema bancario, lo sapete, è un sistema maschile. Storicamente maschile, ma che sta cambiando anch'esso. Sta cambiando anch'esso e abbiamo chiesto in un primo percorso che abbiamo ormai concluso, lo concluderemo a breve, ma poi ne partirà un secondo e così via, di trovare una via di autoconsapevolezza proprio nelle donne e nelle giovani che abbiamo all'interno dell'azienda. Oggi manager o quasi manager, ma che lo saranno nel futuro sicuramente, perché sono le persone su cui puntiamo insieme ad altri giovani che abbiamo assunto, come vi ho detto, in questa prima fase di costituzione del gruppo bancario. Quindi, cosa consigliare a un'azienda? Quella effettivamente di mettere nelle condizioni le persone di poter leggere se stesse per ricercare una via di guida che sia originaria, che non sia imitata da modelli che magari leggiamo sui manuali. Questo perché il contesto di oggi è cambiato e cambia così velocemente che non ci permette di studiare a tavolino cosa dobbiamo essere. Cioè, lo viviamo con le nostre, ripeto, difficoltà, ma sono quelle difficoltà che poi ci rendono anche più forti, no? Nei momenti di cambiamento, perché sono quelle attitudini che poi riusciamo a elaborare e a sviluppare e a rendere concrete nel momento in cui c'è effettivamente la situazione complessa o la situazione di difficoltà.
Grazie, mi ha fatto riflettere quello che dicevi, no? Del quanto il contesto cambia e quanto non abbiamo tempo poi di riflettere anche su, delle volte sui modelli che servirebbero per il contesto odierno. Quindi mi tornava un po' in mente, no, il bisogno che abbiamo di essere un po' il nostro centro, e probabilmente questo è ancora più vero tanto più si ha un ruolo di responsabilità in azienda, perché se si perde il proprio centro lo si fa perdere sostanzialmente a un numero di persone uguale a quello che si coordina poi più o meno. Quindi ecco, questo sicuramente è importante, vedremo anche più tardi nelle prossime due tavole rotonde quanto anche la leadership ha un peso, e con i dati BVA Doxa Mindwork 2023 ci sono delle risultanze davvero interessanti da questo punto di vista, quindi non anticipo nulla, rimando poi alle prossime tavole rotonde. Guido, vengo da te, perché il terzo punto della leadership che abbiamo inserito in manifesto è perno relazionale. Io sorrido sempre quando lo cito perché sembra di una banalità sconcertante, ma sappiamo che non è così banale. Perché forse l'aspetto più difficile all'interno della leadership, nonostante la leadership sia relazione, è la relazione. E voi sapete quanto questo punto è delicato ed è allo stesso tempo importante, a partire dal modello di leadership gentile che portate avanti. Ero riuscito a non citarla, hai visto? L'ho fatto io, così ti ho tolto. Se puoi non citarla, mi sembrava doveroso. E anche con il lavoro che abbiamo fatto insieme, proprio per capire attraverso tutta una fase di misurazione, come diceva anche Mairo prima, di indagine, quanto poi effettivamente la leadership sia tante volte l'ago della bilancia. E quindi a te chiedo un po' cosa diresti a quelle aziende che vogliono lavorare sulla leadership a partire proprio dalla relazione. Ecco, io sai che sono un po' rivoluzionario, no? Io incomincerei a dire questa storia della leadership che sembra riguardare un empireo, la riporterei a uno scambio relazionale tra due persone. Quindi il centro sono le persone, ognuno è leader di questa relazione. E la cosa paradossale è che per lavorare sull'autorevolezza e quindi il potenziamento del sé, noi dobbiamo tenere conto di alcune cose. Quando è che un individuo si ammala? Quando è che un'organizzazione si ammala? Quando non c'è una circolarità di discorsi. Mi spiego meglio. Se sono monocultura, sono solo innovativo, posso diventare confusionario. Se sono entusiasta, posso diventare ciclotimico e poi deprimermi. Essere in un gruppo che fa circolare i discorsi, ascolta l'opinione che sembra contraddittoria, fa una sintesi a ragion veduta, è il propellente di una relazione sana. Quindi non ci si deve omologare, ci si deve confrontare. Sono opinioni, non sono realtà. Quindi questo è un primo punto. Il secondo punto, che secondo me è vitale, è che mentre abbiamo sempre occupato spazio, noi dobbiamo lasciare spazio al centro. Come fa una persona a regalarci il suo genio se riceve indicazioni e deve adeguarsi a standard operativi? Come fa una persona a fiorire se noi pretendiamo sia la miglior versione che Bianca deve essere oggi sul palco per me? No, Bianca deve essere la miglior versione che lei vuole essere per noi. Torno al tema quindi della leadership, che deve cucire questa un'unicità. Cioè, io prendo la qualità autentica della persona, lascio spazio al centro in modo da fare progredire questa potenza e poi vado a cucire per arrivare al risultato tante qualità. Ecco, quindi la vedo, e ti do l'ultima pennellata, come un'arte di ritirarsi, di noi dopo di noi. Un leader, una leader deve amare essere superato, deve amare tramontare. Badate bene, mica per sparire, ma per ricomparire altrove, come fa il sole. Quindi è un concetto non di presidio, anche perché tempo batte spazio. Noi possiamo sederci su una mattonella e dire che è nostra per tutta la vita. Abbiamo visto i più grandi CEO andarsene, i più grandi direttori del personale spostarsi, i più grandi direttori, ma si va via. Cosa non vanno via sono le idee da regalare, lo spazio da dare, la crescita umana. Tu dici idealismo, beh, attenzione. Non l'ho detto, No. Il tuo è il dialogo con gli hobbesiani, quelli a cui hanno strappato dal manuale di filosofia Hume, gli hanno strappato Rousseau e gli hanno triplicato il capitolo di Hobbes. Homo hominis lupus. Siamo tutti lupi per gli altri. Però rimettiamo i dizionari di filosofia completi, perché in realtà la cooperazione, la gentilezza, fa sì che tutti fioriscano. Sono fuori tempo, ma ti rubo 2 secondi. Vai.
Il tema è che noi, si diceva, vabbè, ma la competizione è vitale, le vite si infiammano per competizione. No, le vite si infiammano per desideri. E la competizione facciamola con noi stessi, ego connessi, che il mio successo è il tuo successo, non la tua morte. E salutiamo un po' i narcisisti e le narcisiste, esatto, che ci hanno un po' stufato. Sì, non ci sono narcisi. Sì, questo. Bene, allora siamo quasi in chiusura di questa tavola rotonda, che tavola rotonda non è, quindi di questo primo in realtà appuntamento del Mental Wellbeing Council di Mindwork. E per chiudere vorrei riprendere in realtà la terza sezione del manifesto, ossia la parte sulla società. Non andiamo a vedere nel dettaglio, però l'anticipava già Paola prima, cioè l'importanza di comunque promuovere il benessere psicologico sì all'interno dell'azienda, ma anche il potere che ha l'azienda di poter davvero poi avere un impatto sulla società tutta. Perché quando io sto bene a lavoro, poi vado a casa e sono una persona che sta bene e porta benessere a casa. Nel momento in cui io a lavoro non sto bene, vado a casa e porto malessere a casa. Quindi questo è abbastanza, secondo me, nell'immaginario di chiunque, che sappiamo quando ci va una giornata storta, arriviamo a casa, cosa succede. Quindi ecco, da qui l'importanza che abbiamo voluto dare anche all'impatto che l'azienda ha sulla società. La prossima tavola rotonda parlerà di sostenibilità, quindi lo approfondiremo in maniera sicuramente ancora più puntuale. Però vorrei anticipare già in qualche modo insieme a voi cosa significa alla fine occuparsi di benessere psicologico in azienda, e perché non si limita all'azienda? Perché sempre di più ormai i confini sono labili e come Mindwork crediamo che sia anche necessario uno sguardo oltre quelli che tante volte sono ancora vissuti un po' come margini. Quindi io sì, mi occupo delle mie persone a lavoro. No, mi occupo delle mie persone, punto, in qualche modo. Quindi mi piacerebbe fare un giro libero, visto che avevamo anche detto di renderla un po' chiacchierata. Quindi chi di voi ha voglia di anticipare, di raccontare qualcosa, di dare una sua visione su questo? Ma lasciamo loro. Paola, prego. Va bene. Visto avevi anticipato il tema. Sì, allora vado. Comincio io. Ma io penso che le aziende hanno... come dire, una responsabilità e anche un potere enorme, no? Quindi nel poter influenzare quella che è la società. Allora, innanzitutto già occupandosi delle proprie persone, sì, no? Come ci dicevamo prima, contribuire all'interno dell'azienda a creare una cultura di consapevolezza sui temi del benessere mentale, e anche a favorire la creazione di un ambiente di lavoro che sia effettivamente positivo. Come ci dicevamo prima, poi l'ha detto benissimo Guido, cioè la responsabilità è di tutti, non è che, come dire, qualcosa che viene dall'alto, dal vertice aziendale, neanche soltanto dai manager, è una responsabilità di tutti i colleghi il fatto di creare degli ambienti di lavoro piacevoli, che fanno circolare le energie, dove le persone si sentono galvanizzate, oppure di rendere gli ambienti tossici. Mica sono soltanto i capi, no, sicuramente i capi con l'esemplarità nel positivo e nel negativo magari hanno un po' di responsabilità in più, ma la responsabilità ce l'abbiamo, sì, tutti, no? Quindi. E poi l'altra cosa sul fatto di prendere la parola, quindi di prendere la parola su questi temi ogni volta che ce n'è l'occasione, quindi quando si parla con altre aziende, ma anche appunto con stakeholder, con istituzioni, per far andare avanti la società, stimolare anche un progresso anche dal punto di vista normativo o dal punto di vista del welfare, che prenda in carico queste tematiche che oggi sono magari viste più come da alcuni punti di vista come un nice to have, invece sono fondamentali perché stanno proprio alla base della salute della persona nel suo complesso. Quindi questo. Grazie. Giorgio, penso che... Ma qui mi viene facile, credito cooperativo significa banche di comunità, per chi le conosce. Noi non abbiamo le nostre banche nelle grandi città, stanno nei paesini, stanno, no, nei posti più lontani delle valli di tutta Italia.
E fa star bene i dipendenti, per noi vuol dire avere delle persone che poi fanno star bene la comunità. Cioè, sembra facile dire, sembra uno slogan, ma è così. Cioè, portare tutto ciò che si fa dentro nella comunità si porta nell'attività quotidiana, nel servizio che queste piccole banche danno a territori che altrimenti non sarebbero serviti e sarebbero in mano ad altri modelli finanziari. Qui, cioè, voi avete lanciato questo tema, l'ultimo, quello sul denaro, che è un tema fondamentale. Cioè, tutti parlano di educazione finanziaria, ma poi nei fatti si fa solo nelle scuole, ma non si fa agli adulti, alle donne o alle persone che stanno in una situazione difficile. Questo è un progetto che noi vogliamo portare avanti, perché se non lo facciamo noi non possiamo neanche chiamarci credito cooperativo, non sarebbe giusto. La chiudo così. Grazie, grazie. Giorgio, Raffaella, Guido, volete dire una battuta finale? Guarda, mi è venuta una suggestione, cioè il tema di affrontare tutto come fosse un prestito. Uh-huh. Cioè, se il potere fosse un prestito da restituire migliorato a chi ce l'ha dato, se l'ambiente fosse un prestito da restituire alle generazioni future migliore, se il benessere fosse un prestito, ecco, forse dobbiamo entrare in questa logica, non di dominare e avere, ma di gestire e restituire. Da lì si attiverebbe qualcosa. Grazie. Sì, io posso solo aggiungere, perché la vedo molto legata anche a quello che sta facendo l'UNBEC, e la faccio proprio con un caso concreto e pratico. Noi oggi contestualmente, quindi molto contenta di essere qui, però l'UNBEC oggi sta organizzando un evento su Roma, che è un concorso che abbiamo lanciato di arti grafiche che si chiama People in Mind. Quindi tu dici che c'entra l'UNBEC con le arti grafiche. Ecco, lì abbiamo voluto comunque lanciare una progettualità di sostenibilità sociale proprio che avesse come obiettivo quello di creare consapevolezza tra le persone, ma soprattutto, e questo è, penso che sia l'obiettivo più importante, quello di mettere attorno un tavolo e quindi creare quel circolo virtuoso che serve, che è necessario, perché sennò non riusciremo ad andare avanti, dove mettiamo insieme dei tavoli tecnici, quindi delle riflessioni che possono venire da esperti tecnici, la comunità, cioè le persone che quindi hanno modo di partecipare e di essere parte attiva di una progettualità, e le istituzioni, cioè le istituzioni che devono ovviamente essere compartecipi in questo dialogo. Ecco che allora si crea quel circolo virtuoso, quel circolo positivo che ci permette veramente di parlare di quella sostenibilità che ha un impatto dal privato al sociale e viceversa. Quindi questo secondo me è l'aspetto fondamentale. Così come oggi noi siamo qui proprio con questo incontro a mettere a fattor comune queste esperienze. Grazie, grazie Raffaella, tu peraltro hai la spilletta della giornata mondiale della salute mentale, sì. Quindi anche per l'impegno che l'UNBEC ogni anno porta ovviamente sulla tematica. Che non vuole essere solo oggi. Che non vuole essere solo oggi. Ma come ha detto Mario, oggi è un punto di partenza assolutamente. Per il futuro. Assolutamente. Io ricordo a tutti e a tutte che se volete approfondire il manifesto lo avete, e ovviamente è un qualcosa che nasce per essere condiviso, quindi può essere integrato, può essere recepito, potete aderire come azienda, nel senso che vorremmo davvero creare una massa critica sul benessere psicologico in azienda, ma in azienda che, come avrete capito, esce sempre di più e arriva alla società tutta, perché lo vedremo anche con la prossima tavola rotonda. Abbiamo bisogno in qualche modo, no, di fare sistema e metterci insieme, perché davvero il benessere psicologico sia, e qui ricordo un po' il tema di quest'anno, davvero un diritto umano universale, come ci ricorda l'OMS in questa giornata. Quindi grazie. Allora, io vi chiedo di rimanere qui tutti quanti sul palco insieme, perché questo è il momento, sì, è il momento della sorpresa della giornata. Mettiamoci tutti insieme al centro. Arriva fisicamente la sorpresa, ma prima dell'arrivo della sorpresa io richiamerei Mario Alessandra e Silvia Brusatin, che è Sales Director di Mindwork, per questo momento. Farei venire Mario qua, Mario, perché ha un compito. Sì, mi sposto così dirigo il traffico. Allora, questo è il momento, quindi grazie mille, un tempismo perfetto. Questo è il manifesto
del quale abbiamo parlato, che avete nelle vostre bag, ed è il manifesto che ora verrà firmato. Quindi questa è la giornata mondiale della salute mentale in cui verrà firmato il manifesto. Prego Mario, iniziamo con te. Paola. A te. Guido Stratta. A te. Siamo andati in ordine di azienda in questo qui? Caso. Grazie. Giorgio. A te, scambio di penne, grazie. Teniamo. È proprio a tante mani che è stato scritto e sostenuto il manifesto e non da ultima. Ah, eccoti, ecco, Raffaella, grazie. Scusami. Grazie, grazie. Firmato, fatto. È storia. Certo che la madrina verrà, ci farebbe verrà piacere. Conservato Dai. Negli uffici di Mindwork in piazza Santo Stefano 10, se volete venire a trovare noi e il manifesto. Assolutamente. Manifesto per speciale firmato. Chiunque abbia piacere di passare. Bene. Con tutto il lavoro di Mindwork, con le persone su questo palcoscenico, ma come dicevamo è un progetto che deve diventare cultura, sempre di più, come Bianca ricordava, dall'azienda verso la società. Quindi fatene buon uso. Io vi ringrazio e vi invito a seguire le nostre attività che proseguiranno fino a serata con parte artistica finale che so che ti piacerà moltissimo. Allora, tra poco, grazie mille. Grazie, 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 grazie. Cosa abbiamo fatto? Grazie mille, grazie Paola, Giorgio, grazie Raffaella, grazie, grazie Bianca. Allora, io sono rimasta con il manifesto in mano con il quale darei, no, me lo tengo volentieri Bianca, con il quale darei il benvenuto ad un'amica di Head On, ad un'amica di Mindwork, ad una scrittrice, ad una giornalista, ma soprattutto ad una donna che ha sempre portato tematiche innovative, ha sempre raccontato la società ancora prima che la società diventasse quello che lei nella società vedeva. Monica D'Ascenzo. Benvenuta, cara Monica. Grazie, benvenuta. Grazie, sempre per parole gentilissime. Per il secondo anno consecutivo ci passiamo la palla su questo palcoscenico. E questo è il momento di parlare di quello che poi ci ha un po' anticipato Bianca Maria, cioè della sostenibilità, con un punto di vista particolare, data anche la giornata. Come si chiama la tua tavola rotonda? Allora, la tavola rotonda è "Non c'è sostenibilità senza benessere psicologico". Cercheremo di capire, anche attraverso le testimonianze di alcune aziende, come il benessere psicologico entra in questa fantomatica ESG che fino a qualche anno fa era prevalentemente sostenibilità ambientale. Ecco, adesso si declina in modo diverso e quindi cercheremo di scoprire come. Allora, io ti lascio al lavoro con i tuoi speaker, per cui entriamo nel mondo della sostenibilità e quindi del benessere psicologico. Grazie Monica. Grazie, grazie Cristiana. È un piacere essere qui per approfondire alcuni dei temi che avete già sentito. Devo dire che è stata molto interessante la prima tavola rotonda e sentire parlare le aziende di essere il proprio centro, fare come fa una persona a legarci il suo genio se non gli viene lasciato spazio. Cioè, sono frasi che generalmente, quando poi io che lavoro al Sole 24 Ore intervisto le aziende, escono raramente. Ecco, invece sentire le aziende parlare di temi come questi è importantissimo e lo diventa sempre più con una società che sta affrontando un po' questa emergenza. Bianca Maria Cavallini ha scritto in un articolo uscito proprio questa mattina per noi su Alle Iup del Sole 24 Ore che in Europa 84 milioni di persone sono colpite da problemi legati alla salute mentale. Un problema che non è soltanto sanitario, ma diventa anche un problema economico, visto che i costi di queste problematiche della salute mentale sono pari al 4% del PIL, appunto, soltanto in Europa. Allora andiamo a vedere come queste tematiche si inseriscono nell'ambito delle strategie aziendali e anche lì che risvolti economici ci sono, perché sono legati anche a risultati finanziari. E lo facciamo con Monica Bastiani, Head of People Care Assicurazioni Generali. Benvenuta.
Le faccio scegliere la sedia che preferisce. Lamberto Bertolè, assessore welfare e salute comune di Milano. Allora, di qua. Benvenuto. Rivedo volentieri Maria Enrica Danese, Director Institutional Communication Sustainability e Sponsorship di TIM. Eccoci. Ben ritrovata. Grazie. E Alessandro Tommasi, founder di NOS, nonché di WILL. Eccolo. Ben arrivato. Grazie mille. E poi abbiamo in collegamento Giordano Fatali, che è founder e presidente di CO4Life, che dovremmo avere in collegamento. Chiedo al nostro regista Luca, che ringrazio per il supporto che ci sta dando con tutta la squadra. Buonasera. L'audio arriverà. Giordano, buonasera, riproviamo. Allora, io direi andiamo avanti e poi cercheremo di dare la parola anche a Giordano, che è in collegamento con noi. Prima di iniziare questa tavola rotonda, però, abbiamo un contributo. David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, che ha voluto lasciarci questo messaggio. Il 10 ottobre è giornata mondiale della salute mentale, ma anche giornata italiana della psicologia. Un'occasione per ricordare l'importanza delle cure di fronte alla malattia mentale, evitando ogni tipo di stigma da questo punto di vista, ma per ricordare anche il grande tema della prevenzione e della promozione delle risorse psicologiche. È necessario, quando pensiamo alla salute mentale e al benessere psicologico, immaginare che prima di arrivare a forme di disturbo e a malattie, noi abbiamo importanti situazioni di malessere, di disagio, quello che a livello internazionale viene chiamato il languishing, che ci impedisce di fiorire, ci impedisce di realizzarci come persone, va ad intaccare le nostre potenzialità umane, impoverisce il capitale umano e molto spesso sfocia poi effettivamente in malattia psichica o fisica. Ecco, è evidente che tutta la ricerca ci dice l'importanza, da un punto di vista, diciamo, clinico, ma anche da un punto di vista economico, di intervenire a monte, di fare in modo che ci sia invece empowerment, ci sia promozione delle risorse psicologiche, che le persone possano affrontare le situazioni della vita lavorativa, relazionale, con maggiore consapevolezza, con maggiore risorse, con maggiore efficacia. Questo diventa fondamentale. In un mondo sempre più complicato, che mina alle basi, a volte, i nostri equilibri e il nostro benessere, c'è necessità di pensare in termini di prevenzione, di promozione, di utilizzare i contesti come sono le organizzazioni e anche i contesti lavorativi per fare questo lavoro di prevenzione e promozione, oltre che di ascolto e sostegno. E di fare in modo, come è accaduto un po' per la salute fisica, quando si è iniziato con delle forme mutualistiche legate al mondo del lavoro e poi si è arrivati a un sistema sanitario universale, fare un po' la stessa cosa. Le aziende, le organizzazioni possono essere non solo promotrici dirette di interventi, ma promotrici anche di una politica di attenzione che dia finalmente anche l'assistenza sul piano psicologico come un diritto universale di tutti i cittadini e non solamente di coloro che se lo possono permettere. Vi auguro buon lavoro e buon proseguimento.
Grazie a David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, per questo messaggio, questo suo contributo al nostro dibattito. Partirei subito con Maria Enrica Danese di TIM. Edon è l'occasione anche per entrare nel dettaglio dei dati dell'osservatorio BVA Doxa Mindwork che sono stati annunciati appunto nella prima parte di questa nostra giornata di lavori. Ecco, nella ricerca si parla di diversi malesseri, disagi, come diceva il presidente, no? Che sono delle spie d'allarme che magari non si sono ancora sviluppati nelle malattie a cui accennava, e sono stress, burnout, assenteismo nelle aziende, ma si parla anche nella ricerca di leadership, D&I, sostenibilità. Ecco, voi avete avuto modo di avere questi dati in anteprima, c'è qualcosa che ti ha colpito in particolar modo, che ti ha sorpreso, che non ti aspettavi? Ma guarda Monica, mi ha colpito, più che altro mi ha fatto riflettere, non perché non me l'aspettassi, ma perché poi alcune volte uno le trova scritte le cose e diventa l'occasione per fare una riflessione un po' più approfondita. Mi ha colpito molto il disallineamento nell'ambito della leadership, lo accennavi tu prima, perché mi ci ritrovo molto. C'è questo, i dati sono imbarazzanti, c'è una distanza enorme tra quello che percepiscono i manager, i dirigenti, come vengono chiamati nella ricerca, e i white collar e i blue collar, insomma i colleghi dell'azienda. Credo che sia molto vero. Nella mia esperienza personale ho notato una cosa. Io ho avuto la fortuna, perché la ritengo una fortuna, di fare una carriera molto lineare. Cioè passo dopo passo, non succede spesso, è tutto all'interno, o comunque la maggior parte all'interno della stessa azienda. E ho notato, salendo diciamo l'ultimo gradino, che cresce la distanza, secondo me questa distanza tra il percepito e quello che pensano i nostri colleghi cresce. E io credo che ci sia un motivo specifico per cui cresce, perché si perde l'allenamento. Cioè io quando ero un pochettino più in basso nella scala gerarchica, avevo gruppi molto più grandi, perché le aziende sono piramidali sostanzialmente. E quindi magari avevo gruppi di 30 persone, 40 persone, 50 persone. Sul gruppo grande lo stato di salute e di salute dei singoli ti arriva subito, in qualche modo, perché? Perché anche semplicemente dal punto di vista opportunistico, una persona che non sta bene in qualche modo influisce su tutto quanto il gruppo. E questo quindi fa sì che si devono, un po' si deve... Si lavora molto di più sull'ascolto, perché c'è più consapevolezza da parte di chi fa people caring all'interno dell'azienda, quindi i capi che hanno strutture molto grandi vengono stimolati a fare operazioni di ascolto, di confronto, di feedback. Mano a mano che si sale, questa cosa un po' viene ritenuta sempre più lontana da quelli che sono gli obiettivi su cui sei chiamato ad agire, è un po' perché il numero di collaboratori diminuisce. Io adesso ho 6 collaboratori, perché a loro volta hanno, quindi questi 6, tutto sommato, certo ci può stare quello che in quel momento specifico non sta, però diventa proprio, si perde sia per obiettivo aziendale, per vicinanza agli obiettivi strategici dell'azienda, che per il fatto che l'ascolto viene ritenuto meno importante da parte di chi fa organizzazione, da parte di chi, di people caring, si perde un po' questa cosa. Allora la mia riflessione è questa, che invece siccome le aziende sono delle piramidi e che se questo non accade dall'alto non si realizza neanche bene fino in fondo, bisogna ricominciare a lavorare dall'alto. Perché sennò abbiamo uno scollamento, che è quello che stiamo assistendo, secondo me, molto negli ultimi anni, tra la fascia alta della piramide e il resto dell'azienda. È difficilissimo, è qualcosa che da invertire e per portare il cambiamento nelle aziende è veramente complicato. Sì. Vorrei sentire gli altri speaker, iniziando da Monica.
c'è, come dicevamo all'inizio, un accento particolare che negli ultimi anni, soprattutto nel post-Covid, si dà alla S di ESG, mentre prima eravamo tutti spostati sulla prima lettera dell'acronimo. Che cosa c'entra però la salute mentale con la sostenibilità aziendale e se c'entra in che modo? Perché comunque nella ricerca viene approfondito anche questo aspetto. Allora, grazie innanzitutto per avermi qua e buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Io tra l'altro il mio ruolo è Head of People Care, quindi è già stato citato prima, quindi devo dire che all'interno, quando io mi trovo a raccontare un po' il mio ruolo, la parte più bella dell'HR che io sto vivendo da 20 anni a questa parte. Io ho proprio visto la nascita di quello che voi state dicendo, cioè esisteva la sustainability economica e anche ambientale, e poi c'era qualcosa su cui io una dozzina d'anni fa iniziavo a lavorare che parlava di diversity e quindi di aprire il mondo ad un mondo diverso. Abbiamo capito probabilmente in maniera anche violenta 4 anni fa con il Covid e adesso poi col susseguirsi di guerre, di fragilità ormai a livello mondiale, di instabilità globale, che non bastava più solo la dimensione economica, che garantiva sì un soddisfacimento dei bisogni attuali e anche futuri, delle generazioni future. Non bastava quella ambientale, ma bisognava parlare di quella umana, di quella sociale. E di qua, quindi, questo, se vogliamo, questa fusione tra la sustainability umana sociale e l'inclusione. Io infatti opero come DI e in questo senso devo dire che diventa fondamentale riuscire in quest'epoca fragile e difficile da navigare, dare dei punti di riferimento, soprattutto alle nuove generazioni, perché si diceva prima, bene o male, chi è più senior comunque è più navigato, ha avuto dei bisogni diversi. La generazione dei millennials, che ormai rappresenta il 40% nelle aziende, e ancora di più la Gen Z che si sta affacciando, come neolaureati non solo, richiede veramente di avere parametri diversi, richiede di portare sul tavolo tutte queste fragilità, richiede di essere riconosciuta nella sua unicità. E quindi è fondamentale questa dimensione umana e sociale proprio per garantire questa sostenibilità, altrimenti non si ha più l'ingaggio delle persone, certo. Altrimenti le persone non sono più dei talenti, ma rimangono delle persone che si autoescludono, che quindi non riescono a essere parte integrante dell'azienda. Per parlare di leadership è fondamentale l'ingaggio della leadership, se non si cambia, certo, la cultura aziendale non si può chiaramente crescere in maniera sostenibile. Io cambio l'ordine degli addendi, tanto la somma non cambia, e vado da Tommasi perché parlava proprio delle nuove generazioni. Ricordiamolo, fondatore di NOS, la nuova piattaforma, ho fatto un po' di ricerche per capire quale fosse la nuova avventura che ha intrapreso, la nuova piattaforma per il dialogo, gli incontri, lo scambio di idee per una società prova di futuro, appunto ideata da Tommasi, già cofondatore della startup di informazione, lo ricordiamo, Will, che ha oltre 2 milioni di follower. Ormai di più. Sì. Ormai di più. E allora, un po' per tua questione anagrafica, un po' per le persone con cui lavori e ti relazioni, tu hai a che fare molto di più, probabilmente molto di più in modo specifico con, ormai i millennial sono superati, immagino lavorerai con la generazione Z. Ecco, quanto è importante è unire la sostenibilità alla salute mentale per quella generazione? Beh, per me anagrafica poco, diciamo così, nel senso che sono millennial, old millennial. Ma noi ti vendiamo come giovani. Ho fatto anche la barba apposta qualche giorno fa. No, credo che sia molto importante. Temo, per come è stato presentato il tema della sostenibilità, per lungo periodo di tempo. Cioè, dato che il tema della sostenibilità del cambiamento climatico è un tema difficile da visionare davanti a sé in maniera chiara, si è scelto per lungo periodo di tempo forse un po' la strategia
dello spavento, del terrore, per riuscire a far atterrare questi temi su un pubblico più ampio. Risultato in parte raggiunto, perché oggi la sensibilità al cambiamento climatico è sicuramente più vasta rispetto a qualche anno fa. Il contro credo che sia quello di una generazione che vive questa idea di una ansia legata al cambiamento climatico, l'ecoansia, eccetera. Credo che sia una cosa molto pericolosa, anche per il raggiungimento stesso degli obiettivi che ci diamo rispetto al cambiamento climatico, perché se vediamo questa sfida come un monolite gigantesco davanti a noi che non siamo in grado di affrontare, rischiamo di bloccarci e di vivere appunto con grande paura e non vedere invece gli strumenti che abbiamo di fronte a noi per raggiungere il cambiamento. Credo che se fossimo un po' più consapevoli degli strumenti che oggi abbiamo, la tecnologia, il cambiamento culturale, la spinta verso scelte politiche di regolamentazione diversa, forse potremmo essere, non dico più sereni, perché naturalmente è un tema che spaventa, ma affrontare con anche maggiore determinazione questa sfida che è gigantesca. Invece anche i social, ovviamente, questo lo dico un po', come dire, a discapito di quello di cui mi sono occupato e dove ho fondato Will, che vive sui social, i social un po' hanno fomentato questo genere tanto di narrazione fra i più giovani e poi che si è allargata, creando questo tipo di legame fra mental health e sostenibilità, che invece io credo possa essere, si possa provare a affrontare il tema sostenibilità con maggiore appunto consapevolezza, credo che sia il tema, cioè capire che non è un blocco unico, che non è arrivato tutto insieme, che è una cosa progressiva e che in realtà il cambiamento sta anche già arrivando molto più velocemente di quello che noi spesso viviamo. Vedo le generazioni più giovani e successive alla mia lamentarsi che le cose non cambiano. In realtà io, che sono appunto come millennial a metà di un mondo prima immobile e oggi un mondo in grande cambiamento, vedo che il cambiamento c'è, fortunatamente, che è in accelerazione, e questo è sicuramente un dato positivo. Il cambiamento in accelerazione dà di per sé ovviamente delle paure, delle incertezze, e dall'altra parte sappiamo che forse non stiamo ancora facendo abbastanza, ma il dato positivo credo che sia il momentum che è in avanti, che è positivo, e questo potrebbe aiutarci. Io credo che il cambiamento lo stiano portando tanto i giovani della generazione Z, che quando si pongono di fronte alle aziende chiedono che cosa hanno, cioè fanno praticamente loro il colloquio all'azienda per sapere che cosa hanno in termini appunto proprio di salute mentale, di sostenibilità sociale e così via. Quindi è una sfida grandissima e la stanno portando avanti dal basso e in modo silenzioso ma costante. Questo noi lo percepiamo ogni volta che parliamo con le aziende. Andrei da Giordano Fatali per vedere se l'audio è stato attivato. Buonasera. Ci sono, mi sentite? Buonasera, bentrovate e bentrovati tutti. Mi sentite? Sì, la sentiamo perfettamente. Allora, volevo sapere da lei questa sfida di cui parlava anche Monica Bastiani e prima ancora Maria Enrica Danese, della leadership, cioè ripartire dall'alto, insomma, per cercare di cambiare qualcosa. Come si può attuare? Beh, diciamo che l'indicazione che abbiamo ricevuto dalle Nazioni Unite è molto chiara. Ci sono stati consegnati ormai 7 anni e mezzo fa gli SDGs, che tutti conosciamo, 17 obiettivi chiarissimi che prendono tutti gli ambiti della vita del genere umano. Ecco, quindi come fare per portare avanti una leadership innovativa? Noi siamo fortemente convinti che questa leadership debba essere una leadership SDGs compliant, cioè una leadership che rispetti tutti i 17 punti che le Nazioni Unite ci hanno affidato fino al 2030, punto indicato come di non ritorno da tutti i punti di vista ambientale, ma non solo, per il genere umano, per il pianeta. Non lo dico io, lo dice l'ONU. Quindi io credo che questa leadership debba essere una leadership, per venire anche al bellissimo incontro di oggi targato Mindwork, una leadership che metta insieme gli SDGs, quindi la sostenibilità, e il benessere psicologico. Sono due concetti interconnessi che riguardano il benessere dell'individuo a 360 gradi e ovviamente anche dell'ambiente in cui vive. Quindi due concetti fondamentali che uniscono poi, se posso appunto sottolinearlo, le azioni che porta avanti Mindwork, straordinarie per migliorare il benessere psicologico
delle persone, del genere umano nel mondo produttivo, e Sea of Four Life, la nuova realtà che da 3 anni stiamo startuppando, che mette insieme centinaia di CEO di nuova generazione che appunto hanno lo stesso obiettivo, Sea of Four Life, i migliori CEO per un'Italia migliore e per costruire dei progetti per la vita. Quindi ecco, sono veramente molto felice di rispondere a questa domanda, di essere qui oggi, saluto tutte e tutti voi, tante amiche, tanti amici in sala, non sono potuto essere lì fisicamente, mi scuso, ma domani abbiamo la seconda giornata dei CEO for Life Awards qui a Piazza Montecitorio 116 davanti al Parlamento, ci saranno con noi il Presidente Pier Ferdinando Casini, il Presidente Lupi, il Ministro Pichetto Fratin, l'amministratore legato della RAI, insomma tantissime personalità, tutti insieme per lavorare a costruire un mondo migliore. Non a caso questo è il nostro claim, i migliori CEO, i migliori manager per un'Italia migliore. Ecco, ma questo non si può fare se non lavorando tutti insieme, con gli amici di Mindwork, con tutti voi che state lavorando su queste tematiche. Beh, il benessere dell'essere umano e il suo futuro non può che passare assolutamente dal suo benessere psicologico. Noi siamo quello che pensiamo. E se posso anche fare un collegamento, e concludo, con una citazione che mi sta molto a cuore e mi emoziona, anzi vi chiederei da lontano un applauso per il professor De Masi, se possibile, perché è un professore che ha cresciuto tutti noi, il professor De Masi ci ha avuto tutti, o gran parte di noi, dall'altra parte della scrivania, dell'università. Ecco, nel nostro ultimo libro, Il mondo che verrà, il futuro del lavoro, il futuro della vita, il professor De Masi scriveva: urge riconciliare l'uomo con il lavoro. Ecco, io credo che questa riconciliazione debba passare da una riconciliazione prima di tutto psicologica, cioè lavorare tutti insieme, come stiamo facendo molto bene con Mindwork, con tutti voi, alla costruzione del benessere psicologico prima di tutto per tutte le nostre persone all'interno delle nostre aziende e in tutta la nostra filiera con tutti i nostri stakeholder. Questo è quello che fa Sea of Four Life, questo è quello che fa Mindwork, che fate tutti voi, quindi veramente complimenti per questa iniziativa che, a mio avviso, lo dico con tutta l'umiltà possibile, sta andando nella direzione giusta. E non è per niente banale dirlo, basta vedere gli ultimi fatti di guerra, quindi noi stiamo lavorando tutti insieme per migliorare la vita delle persone e del genere umano. Qualcun altro non sta migliorando la vita di nessuno, anzi sta uccidendo persone. Ecco, quindi da questo punto di vista io credo che incontri come quello promosso oggi da Mindwork con tante altre iniziative di questo tipo siano straordinarie, non sia un evento, non sia un incontro qualsiasi, saluto anche Cristiana caramente, ecco, ma siano incontri straordinari e quindi lampi di luce in un mondo buio sempre più tempestato da guerre terribili. Grazie a Giordano Fatali, le chiedo di restare con noi per la prossima domanda che le volevo porgere. Questo applauso naturalmente, come lei ricordava, è dedicato al sociologo italiano Domenico De Masi, che è venuto a mancare il 9 settembre scorso e quindi insomma è doveroso perché è stato professore di molti di voi e quindi mi ha fatto piacere che l'abbia ricordato. Andrei da Lamberto Bertolè, assessore welfare e salute del Comune di Milano. Innanzitutto benvenuto, siamo lontanissimi. Grazie. Se noi pensiamo soltanto a una decina di anni fa, una persona che ricopriva il suo ruolo non aveva come priorità la salute mentale. Lei invece oggi è qui a Hedon, è qui a parlare di questo tema. Ecco, che cos'è cambiato in questi anni e come mai è diventato così centrale anche per chi si occupa appunto di istituzioni pubbliche? Sì, grazie. Ribalterei la domanda, però rispondo molto volentieri. Qualcosa è cambiato, senza dubbio. Io credo che alcuni anni fa fosse impensabile che attorno a questa giornata ci fosse una mobilitazione così forte. Pensate che come città di Milano, come comune, abbiamo lanciato un palinsesto di iniziative chiamato Milano for Mental Health. Abbiamo promosso in pochi giorni oltre 100 iniziative che avverranno in città, che toccano tante bolle diverse, perché poi siamo tutti dentro delle bolle, no? Stamattina ero con 500 studenti e ogni giorno ci sono 2 o 3 iniziative in cui tocchiamo ambiti davvero molto diversi e vi assicuro che alcuni anni fa questo sarebbe stato impossibile e forse anche mettere al centro di una platea come questa il tema della salute mentale in questo modo, con queste parole che ho sentito fino ad oggi, sarebbe stato impensabile. Per rispondere alla domanda, io credo che
noi dobbiamo cogliere lo spirito di questa giornata e provare a non compiacerci troppo, non essere autoassolutori, perché se è vero che qualcosa è cambiato, stiamo arrivando con grande ritardo a occuparci di questo tema. Cioè il tema della salute mentale è diventato un tema di attenzione pubblica anche perché è esploso come questione. I numeri ci dicono che il disagio sta aumentando in modo molto significativo e che le risposte che il sistema nel suo complesso sta dando, a cominciare dal sistema sanitario, sono abbastanza inadeguate. Facciamo fatica a dare risposte tempestive. Ovviamente c'è disagio e disagio, c'è disturbo del neurosviluppo e c'è un momento di difficoltà. Sono in questa scala abbiamo cose molto molto diverse, ma oggi anche per le situazioni più gravi facciamo molta fatica. Mentre per la salute fisica è normale per tutti, tutti sanno che ci sono dei protocolli, dei tempi, dei diritti, e se qualcosa non funziona sappiamo che qualcuno non sta rispondendo a un suo dovere. Nell'ambito della salute mentale non è così. È un ambito molto individualistico in cui ciascuno è da solo, col proprio disagio e la propria fatica, a volte si vergogna, a volte lo stigma rende difficile farsi avanti e chiedere aiuto, e soprattutto c'è pochissimo orientamento. Non si sa dove andare, non si sa chi chiedere aiuto. E l'elemento del reddito è discriminante per avere un accesso tempestivo a una diagnosi e percorsi appropriati di cura. Guardate che stiamo parlando di bambini con una ipotesi di autismo che magari devono aspettare 2 anni per una diagnosi. E sappiamo quanto il tempo in quella fase lì è fondamentale per garantire percorsi e prospettive di vita diverse. Quindi io penso che queste giornate debbano assolutamente aiutarci a sapere che dobbiamo recuperare terreno perduto. E io credo che le classi dirigenti di questo Paese, nel loro complesso, quindi spero che domani davanti alla Camera dei Deputati tutte le persone che sono state citate possono fare anche un po' di autocritica, le classi dirigenti nel loro complesso di questo Paese hanno investito pochissimo sulle professioni di cura. Le professioni di cura, cioè infermieri, medici, educatori, assistenti sociali, sono stati trascurati in questi anni. Nell'ambito della salute mentale abbiamo un ritardo pazzesco e uno scarso investimento su un riconoscimento sociale ed economico delle professioni di cura. E allora io credo che noi da questa giornata dobbiamo sapere che sicuramente serve un approccio molto trasversale che dia a ciascuno delle responsabilità, ed è molto importante che le aziende, e vi ringrazio per questo, si interroghino così, in modo così serio, su cosa possono fare. Ma noi dobbiamo anche chiedere, pretendere, che il nostro sistema complessivo investa sulle persone a cui diamo un compito anche di cura, perché sono sempre di meno. C'è un esodo dalle professioni di cura, perché le abbiamo maltrattate in questi anni. E allora, se vogliamo parlare di salute mentale in modo non consolatorio, diciamoci anche questo: dobbiamo fare di più per motivare le persone a stare dentro percorsi che non sono affatto semplici. Quindi io come assessore al welfare sto cercando di puntare molto su questo, perché vedo una forte sofferenza non solo nella città, non solo perché aumentano i bisogni sociali e stanno aumentando le disuguaglianze anche rispetto all'accesso alle cure, ma anche perché aumenta il disagio e la fatica degli operatori. Tra l'altro ho letto nei giorni scorsi che c'è una proposta di legge per istituire lo psicologo di base come il medico di base, e forse va anche nella direzione di quello che lei diceva, che la cura della salute mentale dipende molto, molto legata poi anche alle possibilità economiche delle famiglie. Ecco, magari poi ci saranno, c'è già una consapevolezza e c'è già qualcuno che si muove, poi magari anche a livello politico sì, arriverà. Queste leggi vanno finanziate, perché certo, bisogna dare risorse e poi soprattutto dobbiamo molto lavorare sulla ricomposizione. Okay. Io sono convinto che siccome i problemi sociali stanno aumentando, noi nel 2050 saremo 5 milioni in meno e saremo più anziani, con meno giovani attivi che pagheranno le tasse, quindi il sistema di welfare complessivo sarà più povero. Allora noi dobbiamo innovare il sistema di welfare sapendo che dobbiamo non inseguire i bisogni dal punto di vista delle prestazioni sociali, perché è una partita certo, persa. Dobbiamo innovare il nostro sistema e lavorare molto sulla ricomposizione. Ricomposizione significa che in una realtà frammentata come la nostra dobbiamo fare in modo che le persone siano orientate verso risposte più appropriate che devono dialogare tra loro.
Entriamo nel dettaglio con un secondo giro di domande, nel dettaglio appunto dei risultati della ricerca BVA Doxa Mindwork di quest'anno. Inizio da Monica Bastiani. L'80% ritiene che le aziende che investono nel benessere delle proprie persone contribuiscano alla sostenibilità del business. Quindi non si parla soltanto di benessere mentale, è legato anche alle performance e quindi poi allo sviluppo del business delle aziende? Allora, diciamo che quello che abbiamo capito che le cose sono strettamente correlate, che quindi l'essere umano è un essere umano completo. I disagi che può provare nella sfera personale poi li porta a livello professionale e esattamente anche l'opposto, quindi tutto ciò che non funziona sul lavoro viene portato a casa. Quindi se non si riesce a portare un equilibrio all'interno di questo ecosistema, è poi difficile riuscire a pensare di avere delle persone che, come dicevo prima, sono ingaggiate, sono motivate, qualsiasi sia il loro ruolo in azienda, e riescano veramente a dare il meglio di sé. Quindi quello che abbiamo fatto come Generali ormai da 4 anni a questa parte, anche ascoltando tanto le persone attraverso survey, attraverso colloqui che abbiamo fatto, era capire qual era il loro disagio. E quindi rispondere a questo. L'indagine che avete fatto, Doxa, mi sono ritrovata tantissimo perché parla di sovraccarico lavorativo, parla di bisogno di riconoscimento delle persone, 40%, 50%, ma a livello blue collar, white collar, dirigente, sente questo bisogno di sentirsi riconosciuto. Il dirigente, avevo letto, sente bisogno di far parte di una comunità, quindi certo, non si vede più come un essere a sé stante, non si basta più con il suo potere, ha bisogno di condividere, no, questa leadership, perché non vuole più sentirsi solo lassù. Quindi siamo tutti fragili. Prima si diceva siamo in ritardo. Io amo molto guardare il mondo dello sport perché sono di base molto sportiva. E in ultimo abbiamo sentito tantissimi atleti, tenniste, atlete, ginnaste, Simone Biles, Naomi Osaka, numero uno al mondo, ritiratasi. E ha dichiarato tutta la sua fragilità, senza paura. Gen Z probabilmente, però si è capito che l'essere umano, anche quello che appare Superman o Wonder Woman, in realtà ha bisogno di integrare queste sue fragilità. E quindi di qua ci siamo mossi, ovviamente spinti dal Covid e da tutti i disagi che questo ha provocato, creando dei programmi manageriali che aiutino il manager a non sentirsi solo, ma a lavorare in maniera diversa, lavorare per obiettivi, lavorare avendo magari tutto il team sparpagliato sul territorio italiano e oltre, vedendolo pochissimo, ma riuscendo proprio ad arrivare a ogni persona, a casa di ogni persona. Secondo me anche il fatto di aver lavorato tanto da casa ci ha fatti entrare come manager nelle case delle persone, nei loro problemi, nei loro disagi, perché persone sole, perché persone con bambini da sostenere, con anziani, caregiver. Quindi ormai veramente siamo stati quasi costretti a vederci come una cosa sola. Quindi come Generali lavoriamo tantissimo su programmi manageriali che aiutino a lavorare in maniera diversa, a alleggerire il carico di lavoro, a lavorare per priorità, a dare feedback, perché la persona, qualunque essa sia, white collar, blue collar, ha bisogno di essere riconosciuta, di essere vista. Allora, feedback sembra una parola altisonante come la leadership, ma in realtà vuol dire dove sono in quello che sto facendo. Sto facendo bene, sto facendo male. Se sto facendo bene, ti prego, dimmelo. E questo soprattutto le nuove generazioni sentono il bisogno di essere viste. In più stiamo lavorando tantissimo sul togliere quello stigma di cui parlavamo prima. È chiaro, forse io sono nata con un padre infermiere psichiatrico, quindi da sempre mi ha raccontato di disagi enormi, per cui ho sempre avuto questa attenzione per questi temi. Ad oggi bisogna eliminare questo stigma per far sì che appunto il disagio psichico possa entrare nelle case di ognuno visto come un elemento da indirizzare, di cui prendersi cura. E quindi anche in questo senso, come Generali, per esempio, supportiamo le spese per psicologo, per psichiatra. Abbiamo creato gruppi d'ascolto e abbiamo anche dei one-to-one
con dei veri e propri mentori formati, che sono dei veri e propri people leaders. Quindi bisogna riuscire a lavorare come rete e lavorare a livelli diversi, con responsabilità diverse, ma non avendo paura di affrontare il tema, ma anzi facendo sì che, passatemi questo termine, non sia solo una cura di people care o di HR, ma sia un tema di tutti, a partire dal business, perché poi se io ho un dipendente o una persona, non mi piace la parola dipendente, una persona felice, realizzata, che sta bene, alla fine è una persona che produce, quindi tutto torna. Torna anche per l'azienda, certo. Tornerei da Lamberto Bertolè, perché c'è stata un'accelerazione, è innegabile dirlo, nel post-Covid. Il Covid ha insomma creato diciamo un inizio di valanga sulla questione del benessere psicologico, che però poi è cresciuta con il tempo. Queste incertezze che vediamo anche a livello politico internazionale comunque creano tensione e insicurezza nelle persone. L'ultima è appunto la guerra tra Israele e Gaza, che è stata ricordata da Fatali poco fa. Però abbiamo ancora la guerra in casa in Europa con l'attacco della Russia all'Ucraina, abbiamo avuto le tensioni e le proteste in Iran. Cioè ci arrivano dall'esterno tutta una serie di stimoli in negativo che mettono davvero a rischio poi il benessere e la salute mentale di un'intera popolazione, perché poi da individuale, da problema individuale, diventa un problema, certo, collettivo. Ma io partirei dalla parola sostenibilità che avete richiamato più volte. Perché parto da lì? Perché l'Agenda 2030 nasce da un'idea di fondo, cioè che il nostro futuro è a rischio, no? C'è una scadenza perché abbiamo un futuro, certo, a rischio. E qual è la logica dell'Agenda 2030? La logica è di invece anticipare i rischi e metterci nelle condizioni di rispondere agli scenari che abbiamo davanti per evitare che quello che poi prima o poi potrà accadere sia uno shock e ci trovi preparati ad affrontare lo shock. E tutti gli studiosi ci dicono che abbiamo davanti un futuro fatto di shock. Certo. E direi che l'esperienza di questi anni ci ha dimostrato che avevano ragione, perché ce lo dicevano da tempo questa cosa. Abbiamo visto la pandemia, le guerre, e ormai siamo abituati a un susseguirsi anche molto veloce e vorticoso di scenari difficili, complessi, di crisi, no? Allora, se noi abbiamo davanti questo scenario, ovviamente noi possiamo continuare a ballare sul ponte del Titanic, passatemi questa espressione, o possiamo pensare che dobbiamo invece cambiare delle cose e soprattutto prepararci a avere gli strumenti per resistere a questi shock. Certo. E in questo contesto noi abbiamo le generazioni più giovani, che a differenza di noi che abbiamo qualche anno in più, che hanno vissuto anni diversi, stanno crescendo in un'epoca in cui il futuro non è una cosa così attraente. Per noi il futuro è sempre stato carico di promesse, no? O poi con tutte le incertezze, disillusioni o invece scoperte del caso. Oggi il discorso pubblico sta raccontando alle giovani generazioni un futuro difficile. Anni fa si parlava di un futuro di lavoro precario, poi c'è stata la pandemia, l'isolamento, poi le guerre e tutto quello che sta accadendo. Quindi noi stiamo dando alle giovani generazioni un messaggio, che è dato di realtà, di un futuro pieno di incertezze. Ed è evidente che in questo quadro il rischio che le persone più fragili, più vulnerabili, siano esposte a una condizione di precarietà e anche di disagio e rischio di perdere una condizione di benessere anche mentale sia molto molto alto. E infatti la pandemia ha fatto esplodere da questo punto di vista una domanda di salute mentale molto forte, che è arrivata anche a aumentare in modo molto significativo gli accessi ai pronto soccorso per agiti di autolesionismo. Quindi siamo arrivati anche a situazioni molto 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 gravi. E pensate quanto noi invece ci siamo poco attrezzati per questo. Vi do un dato, visto che molti di voi sono manager, forse i numeri forse ci aiutano a capire quanto sia mancata la regia. Fino a 4-5 anni fa, a Milano erano previste dal sistema universitario 4 specializzazioni in neuropsichiatria infantile.
Adesso siamo arrivati a 20, abbiamo quintuplicato perché abbiamo capito che 4 era ridicolo. A me è capitato per un progetto finanziato con un ospedale milanese di trovare un neuropsichiatra dopo 6 mesi di ricerca, non lo trovavamo, c'era lo stipendio, c'era tutto, l'abbiamo trovato, purtroppo questa persona si è innamorata di una ragazza che vive in Sardegna e ci ha lasciato, abbiamo ricominciato da capo. Mi sembra possibile? No. Questa specializzazione dura 4 anni, quindi noi tra 4 anni avremo un numero di neuropsichiatri da mettere nel nostro sistema sanitario per rispondere a una domanda. Eravamo totalmente impreparati a questa cosa. Certo. Quindi io credo che la cosa da fare sia, senza catastrofismi, alzare un po' lo sguardo, capire quali sono i rischi che abbiamo davanti e fare delle scelte, perché noi tra 10 anni saremo più o meno in grado di rispondere a quello che accadrà, spesso in base a scelte fatte 10 anni prima. E quindi la politica, e penso che voi possiate svolgere anche una funzione di pungolo, deve uscire da questo presentismo un po' insopportabile e riuscire invece a assumere decisioni di lungo periodo, anche impegnative, senza rispondere ai sondaggi del qui ed ora e portando un po' di futuro nel dibattito pubblico, perché manca tantissimo. Ecco, lei prima accennava a Milano Forum Mental Health, nel palinsesto c'è anche un tram per la promozione della salute mentale che proprio oggi, nella giornata appunto mondiale della salute mentale, farà delle fermate per sensibilizzare la cittadinanza appunto sul tema. Mindwork ha voluto sostenere questa iniziativa e allora abbiamo una sorpresa, riusciamo a raccontarla in diretta collegandoci proprio con il tram e c'è per noi, come si dice nei migliori telegiornali, Silvia Brusatin, che a questo punto è inviata sul tram, oltre che direttrice commerciale e consigliera d'amministrazione di Mindwork. È partito alle 15.30 da Piazza Fontana e sta attraversando la città. Dove siete in questo momento? Raccontaci quello che sta succedendo, Silvia. Aspetta che il fonico deve sistemare l'audio. Silvia, un attimo. Sistemare, certo. Eccoci, prova. Eccoci, mi senti Monica? Perfettamente. Sentite? Ottimo, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Noi siamo in via Torino e siamo veleggiando verso Piazza Fontana e come Mindwork siamo davvero felici e io sono onorata di supportare Milano for Mental Health, perché noi come Mindwork da sempre sosteniamo che promuovere il benessere in azienda, che è quello che poi facciamo tutti i giorni, non resti solo all'interno delle organizzazioni, ma le persone che stanno bene nella loro azienda sono anche cittadini e cittadine migliori. Quindi proprio oggi, in questa giornata che per noi è così preziosa, così importante, essere accanto al Comune di Milano, questa iniziativa bellissima conferma il nostro impegno in termini di sensibilizzazione e di trasformazione culturale e sociale, che, come si diceva prima, sia dentro e fuori l'azienda. D'altronde ne abbiamo proprio parlato anche prima con il nostro Mental Wellbeing Council e con la firma di Be Mindful, il manifesto per il benessere psicologico, e uno dei pilastri di cui abbiamo parlato è proprio la società. E investire nel benessere psicologico delle proprie persone sappiamo che porti sicuramente a quello che è un miglioramento delle performance aziendali, ma non solo, può avere un impatto sociale proprio in termini di benessere collettivo. Questo si può raggiungere soltanto con un impegno che sia congiunto tra pubblico, privato e istituzioni. E oggi, che è il 10 ottobre, collegandomi da qui con Edon, con il Comune di Milano, con il Presidente Lazzari e con le aziende del Council, mi sembra che sia proprio l'emblema di questa sinergia. E sono felice di essere qui, ma torno in triennale, quindi ci vediamo dopo. Ciao! Grazie a Silvia Brusatin. Il collegamento con il tram che sta girando Milano, come avete sentito, per sensibilizzare la cittadinanza e insomma far arrivare appunto un po' a tutti questo messaggio che parte anche da qui, da Edon. Io tornerei alla ricerca BWA Doxa Mindwork, che ci racconta, e lo chiedo a Maria Enrica Danese di TIM, il 79% delle persone intervistate ritiene che le aziende che investono nel benessere delle proprie persone abbiano un impatto positivo dal punto di vista sociale. Ecco, come si sta muovendo TIM in questa direzione per promuovere una sostenibilità che sia anche umana? Dunque, faccio un passo indietro perché è stato toccato da alcuni di noi il tema degli SDGs
che secondo me sono, li chiamiamo goal, i 17 goal dell'Agenda 2030. Disegnano dei rischi che abbiamo di fronte e che dobbiamo rimuovere, ma disegnano anche un piano strategico e quindi quello che noi immaginiamo che debba essere il mondo futuro. È il mondo che vogliamo. Io in questa cosa ci credo molto. E se quello è il mondo che vogliamo, evidentemente si appoggia anche su dei valori. Le aziende sono un po' come le famiglie. Adesso provo a fare questo ragionamento che mi rendo conto che può sembrare complesso, ma non lo è. Le aziende sono come le famiglie. Hanno al loro interno delle dinamiche, sviluppano delle dinamiche e queste dinamiche possono avere un impatto sulle persone, certo, anche in termini negativi. E qui vengo alla disparità di genere che soffriamo da tanto tempo. Monica lo sa che è un tema che ci dovevo arrivare per forza. Ci siamo confrontate tante volte su questo. Ci dovevo arrivare per forza. Credo che questo abbia un'influenza sul benessere delle donne e anche quello mentale all'interno dell'azienda e quindi vengo qui al collegamento. Se l'azienda sceglie di aderire ad alcuni obiettivi, evidentemente sposa una scala valoriale. Questa scala valoriale dice che alcune cose non vanno fatte sul piano ambientale, noi stiamo cercando di realizzarlo, non vanno fatte sul piano sociale. Siamo partiti quindi dall'interno dell'azienda mettendo in piedi una serie di operazioni su cui ormai abbiamo anche una grande tradizione, perché Tim devo dire che effettivamente ha cominciato a lavorare adesso per parlare della famosa S del sociale da tantissimo tempo, quindi abbiamo tantissime attività che riguardano il well-being delle persone, però poi siamo andati oltre e abbiamo cominciato a lavorare sull'inclusione. Monica è la protagonista della nostra è una delle protagoniste della nostra 4 Weeks for Inclusion, che è una maratona che coinvolge tantissime, sempre più aziende in Italia, proprio per parlare di inclusione. Però adesso vogliamo fare un altro passetto avanti. Noi ci crediamo, io personalmente ci credo, ma ci crede, credo l'amministratore delegato e il management dell'azienda, e spero che stiamo riuscendo a convincere tutti i nostri colleghi, che sono oltre 40.000. Però noi adesso vogliamo andare anche sulla società, e quindi arrivo alla domanda. Quando tu sei un'azienda che ha un impatto così forte sulla società, una visibilità così forte, abbiamo 30 milioni di clienti, migliaia di negozi sul territorio, credo che questo lavoro che stiamo facendo all'interno dell'azienda può diventare messaggio verso l'esterno, perché noi abbiamo bisogno di una società più equa. Io credo che la salute mentale passi anche attraverso il superamento di quelle che sono le trappole o le frustrazioni che ognuno di noi vive. E quindi se un'azienda è forte, deve anche dichiarare con forza qual è il valore su cui sta costruendo la sua comunità e fare in modo che intorno a questo valore si aggreghino anche gli altri. Bisogna avere un po' di coraggio. E io so che state veramente lavorando in questa direzione, perché come stakeholder mi è stato inviato un questionario da riempire proprio su questi temi, no? Sull'impatto, sì, che l'azienda può avere all'esterno, e l'ho trovato molto interessante, perché a mio avviso porsi già la domanda è un passo in avanti. Giordano Fatali, ci siamo ancora in collegamento con lei. CEO for Life è la community composta da 200 CEO di nuova generazione, sensibili e attivi su iniziative di sviluppo sostenibile in linea con i 17 obiettivi di sviluppo delle Nazioni Unite che lei ha ricordato precedentemente. Ecco, la sostenibilità, stiamo dicendo, è un tema che sta prendendo sempre più piede all'interno delle aziende. Quali sono i trend dal suo osservatorio particolare, perché voi vi confronterete naturalmente su questo, quali sono i trend che avete visto crescere maggiormente nell'ultimo periodo? Beh, allora, intanto complimenti per tutti gli interventi, dall'assessore alla collega di team, al generale, a tutti, perché mi sento un po' meno solo nel sentire tanti progetti, tante attività che insomma sono sostanzialmente nella stessa direzione in cui stiamo andando noi. Uno su tutti, per rispondere alla sua domanda,
è la necessità urgente di tutti gli stakeholder privati e pubblici di concretezza. Non se ne può più di dichiarazioni, talk show e, come è stato anche ricordato dall'assessore, non solo dichiarazioni legate al qui e ora e magari a un aspetto di consenso per le prossime europee o magari per le politiche. Serve concretezza, serve fare le cose concrete. Non a caso noi in CEO for Life non premiamo tanto il CEO dell'azienda, premiamo il progetto, i progetti che il CEO dell'azienda hanno realizzato. Cioè si parla di progetti concreti. E vorrei agganciarmi a quello che diceva l'assessore, legando anche a una concretezza legislativa, se ho colto bene le sue affermazioni, ed è esattamente quello che noi facciamo con CEO for Life e stiamo iniziando a fare, perché sono 3 anni, quindi siamo una start-up, e quindi una chiamata a donne e uomini di buona volontà a venire a lavorare con noi tutti insieme. Perché? Perché lavoriamo sicuramente su progetti concreti che tantissime aziende, come le eccellenze che ci sono oggi, portano avanti, ma non basta mai, bisogna allargare questo numero di aziende e di progettualità, ma anche lavoriamo su un'attività di drafting legislativo partecipato, quindi progetti concreti di sostegno alla vita, se vogliamo, di sviluppo sostenibile, e leggi. Quindi lavorare su questi due parametri, che è un po' quello che credo dicesse anche l'assessore, per cambiare veramente le cose. Noi spesso cosa diciamo? Beh, urge, ed è questo che stiamo cominciando a fare, ed è una chiamata per tutti noi, lavorare tutti insieme, come è stato detto, alla costruzione di un'Italia fondata su una reale e concreta cultura del bene comune, dove i principi sanciti dalla nostra straordinaria, amata Costituzione non siano soltanto dei concetti appunto da citare nei talk show, ma principi vivi e visibili tutti i giorni nel vissuto di tutti noi e di tutti noi cittadini italiani. Ricordo solo in conclusione, come tutti sappiamo, quello che recita l'articolo 1 della Costituzione: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ecco, la sovranità appartiene al popolo, cioè a tutti noi. Noi siamo quel popolo, noi abbiamo il diritto dovere di esercitare questa nostra sovranità. Ma questa sovranità non può ridursi esclusivamente al diritto di voto ogni tanto, deve invece esprimersi tutti i giorni attraverso i nostri comportamenti, la nostra visione di paese, e vuole questa visione di paese un'Italia migliore, più giusta, più bella e più sostenibile. È stato appena detto, serve una nuova visione di futuro. Mi piace lavorare per un futuro migliore, e non solo per le nuove generazioni, per tutti noi. Ecco, questo è quello che vedo come forte chiamata, per rispondere alla sua domanda, delle nostre aziende, di tutti gli stakeholder, ma ripeto, pubblico e privato insieme. Occorre far lavorare insieme pubblico e privato, ma anche privato e privato. Questo è un paese di Guelfi e Ghibellini, dove ciascuno fa le sue progettualità, ma con grande difficoltà si creano interconnessioni tra i diversi stakeholder e anche tra le diverse aziende. Chi mi conosce bene, e ci sono tante amiche e tanti amici lì che insomma mi conoscono da 20 anni, io sono un fautore della prima ora del fare community, lavorare tutti insieme. Ma sapete perché? È stata anche citata la guerra, è stato citato il conflitto, ma da dove nasce il malessere psicologico? Nasce da non stare insieme. Le guerre, i conflitti nascono dal pregiudizio. Il pregiudizio nasce dall'ignoranza. L'ignoranza nasce dall'isolamento. Più si è isolati e più poi nascono problemi, conflitti, non ci si conosce, pregiudizi. Allora, quello che noi stiamo facendo, e anche voi lì con Mindwork, un lavoro straordinario, è proprio quello di stare insieme, conoscersi, lavorare insieme e portare avanti insieme tutte queste progettualità. Ecco, è così che noi possiamo veramente costruire un'Italia e un mondo migliori, e anche, è stato detto anche da voi, prevenire guerre, problemi, conflitti, perché lavorare sullo stare insieme, sull'essere in comunione, fare community, come amo dire io, significa anche lavorare per la pace. Grazie a Fatali per questo messaggio che ci ha lasciato. Andrei alla ricerca, tornerei alla ricerca, perché c'è un dato molto interessante. Il 79% dei lavoratori e lavoratrici valuterebbe di cambiare lavoro in futuro, o ha già cambiato lavoro, a causa di incompatibilità tra i propri valori e quelli dell'azienda. Ecco, è un tema che riguarda in particolar modo, come dicevamo all'inizio, la generazione Z. C'è una forte mobilità, e l'abbiamo visto perché si è parlato anche di grandi dimissioni, non soltanto negli Stati Uniti, ma anche qui in Europa e in Italia.
Che cosa possono fare le aziende per trattenere i talenti? Perché un'azienda investe nella crescita di un talento e quindi è una perdita, se vogliamo, anche di ritorno economico. Ma su questi temi la risposta è secca, molto complessa, ma facile da dire, e cioè fare quello che dicono che faranno o che intendono fare, perché credo che la cosa più bella di queste generazioni più giovani è che sono molto nette nell'alzare la mano e dire attenzione, però mi avevi promesso qualcosa di diverso o stiamo dicendo cose diverse là fuori. E credo che questa sia la migliore assicurazione che il cambiamento può avvenire, perché se è dall'interno che arriva questa spinta non è più come dire, un esercizio di comunicazione, una tantum, la CSR, l'associazione che andiamo a prendere, eccetera, per più o meno ripulirci una volta tanto la nostra coscienza, ma è un convincimento vero dell'azienda e addirittura è il capitale umano, le risorse, insomma, l'intero team che chiede facciamo in base a quello che raccontiamo di fare là fuori, di voler fare. Io ho avuto la fortuna quasi 10 anni fa oramai di incominciare a lavorare con Airbnb. Airbnb è un'azienda che prima di tutto si riesce e percepisce se stessa come una community. È tra le prime che ha fatto questo passaggio da shareholders a stakeholders capitalism, e Brian, il fondatore, l'amministratore delegato, ragiona in questa maniera, cioè dice noi siamo tutti prima di tutto host, guest, proprietari di casa, eccetera, quelli che poi diciamo popolano la nostra azienda, e quindi ragioniamo qua dentro come vogliamo che fuori funzioni la piattaforma. E questo è particolarmente vero ad esempio per una piattaforma tecnologica, perché poi le regole che tu dai alla tecnologia, al codice, poi rischia di diventare anche un bias alla fine, no? E la stessa cosa credo che avvenga nelle startup, dove ad esempio, no, questa è l'esperienza che ho avuto negli ultimi anni, reclutare un team, i primi pazzi che ti devono seguire, molto spesso scelgono le altre persone che sono già parte del team o i fondatori, se siamo proprio ai primi giorni. Quindi la promessa valoriale è la base per attrarre in una fase iniziale e poi per tenere. Ma credo che questo sia quasi una conseguenza dell'agire in continuità rispetto a quella che è la promessa valoriale. Quindi prima di tutto promessa di cambiamento e poi stabilità dell'azienda e capacità di retention dei propri talenti. Il fatto che i talenti cambino oggi, i giovani cambino più rapidamente rispetto al passato, io lo vedo come una ricchezza, e in realtà credo che sia, come dire, un dato di fatto da accettare. Io fino ad oggi non ho mai avuto un lavoro, neanche quando l'azienda era la mia, per più di 3 anni, quindi come dire, è naturale almeno intorno a me, non è giudicante rispetto a chi ha un percorso naturalmente diverso, però questo è, non è sempre indice di una lontananza dai valori, di un non stare bene, ma la ricerca di nuovi stimoli, anche perché forse la complessità oggi, data dal fatto che siamo bombardati da stimoli, da opportunità, bisogna saper convivere con questa cosa. Ovviamente la retention secondo me passa dalla base valoriale, però. E questa è un'altra sfida grandissima che le aziende devono affrontare, perché se è vero dal punto di vista personale che cambiare lavoro può essere uno stimolo e una crescita e un progresso, diciamo, personale, individuale, per le aziende invece riuscire a tamponare questo turnover che diventa sempre più pressante, invece forse ha altri aspetti. Posso aggiungere solo una cosa? Che certo. La prima volta che, appunto, quando ero in Airbnb, è stata la prima volta che il mio capo mi ha detto ma voi il mio team, insomma, fra qualche anno voi ve ne andrete, non sarete qua fra 2, 3, 5 anni, quindi fate bene oggi il vostro lavoro, ma intanto costruite competenze che vi serviranno nel proseguo della vostra carriera. Questa cosa mi aveva scioccato, ho detto oddio, mi sta licenziando, no? E invece è molto vero, poi ho cercato di dirlo nei team con i quali ho lavorato dopo e quando ho fondato Will, perché è molto vero, cioè è naturale che sia così, e quindi se stiamo insieme per 30 anni tanto meglio, ma se invece non avviene è un pezzo di percorso, farlo al meglio ma funzionale ai prossimi passaggi. Devo dire la verità che ci vuole una leadership molto forte per poter dire determinate cose. Io ricordo che Massimo Donelli, che era il mio direttore a 24 ore TV, che poi è stato direttore anche di Canale 5 e così via, una delle cose che diceva che ogni 2 o 3 anni bisogna cambiare lavoro per trovare stimoli nuovi, per continuare a crescere. Insomma, lui è di una generazione che è in là, diciamo, con gli anni, ma già la pensava così. Però ci vuole una forte leadership, secondo me, per poter affrontare questo discorso. Io ringrazio tutti i nostri relatori, che invito a rimanere sul palco. Intanto chiamo Mario Alessandra, Cristiana Capotondi con noi, perché c'è la foto di rito. Ciao Parai. Ciao. Buonasera. Va bene? Buonasera. Ciao. Buonasera. 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 Ciao. Buonasera. Eccoci. Allora, ci mettiamo al centro, Mario.
Vai. Eccoci qui. Vuoi? Come vuoi. Eccoci. Fatto? Stiamo. Grazie mille, grazie. Bene. Grazie davvero. Andiamo. Grazie per gli interventi. Noi sì. Ci spostiamo un po' avanti. Sì, così lasciamo lavorare i nostri tecnici. Allora, quindi sostenibilità oggi è benessere psicologico. È benessere psicologico, ma soprattutto secondo me da questa tavola rotonda abbiamo capito che le sfide per le aziende sono tantissime e sono importanti da affrontare, perché da sole 24 ore e da giornalista finanziario posso dirle, hanno un impatto anche sui bilanci. E il fatto che abbiano un impatto sui bilanci deve sensibilizzare anche le persone che meno hanno una propensione probabilmente alla sostenibilità e al benessere psicologico delle proprie persone. Perché se poi alla fine dell'anno si deve tirare l'ultima riga del bilancio e c'è uno sfalsamento rispetto ai budget che ci si era proposti, perché magari qualcosa non ha funzionato nell'organizzazione interna del lavoro, forse è ora di iniziare a porsi il problema. Secondo me bisogna rompere, dato che questa è una storia, quella di Edon, quella di Mindwork, anche di ricerca di rottura di stigma sociali, perché il tema stesso della salute mentale è che se ne parli in maniera così diffusa, che se ne parli in azienda, è sicuramente la rottura di uno stigma sociale. Un altro stigma invece legato al benessere psicologico è quello di associare il tema del benessere psicologico ad un concetto che è quello di produttività, perché naturalmente il benessere dell'individuo porta a un benessere del team che poi naturalmente produce efficienza perché lavora in armonia. Vabbè, insomma, una serie di stigma da rompere, piano piano ce la faremo. Intanto Monica, grazie. Grazie a te, mille. Io ti lascio a questa bellissima intervista. Ci vediamo più tardi. Grazie mille. Anche il mondo dell'arte, questo da sempre, ma nei giovani oggi si riscontra moltissimo, tratta il tema della salute mentale, lo fa raccontandosi, quindi mettendo il proprio disagio, la propria ricerca di aiuto, mettendo tutto se stesso dentro ad una canzone, per esempio. E l'artista con il quale parleremo questo pomeriggio è una persona che nella sua musica non ha paura di chiedere aiuto per affrontare momenti difficili, è una persona legata ad una stagione naturalmente diversa da questa, perché gli piace scrivere mentre piove, la sua ispirazione viene sicuramente da clima più invernali, ci scusiamo se quest'autunno è particolarmente estivo, ha trionfato, è salito sul podio di Sanremo 2023 trionfando con una bellissima canzone che proprio di questi temi parla. Io do il benvenuto a Mr. Rain, benvenuto sul palco di Edon 2023. Buongiorno a tutti. Ciao. Buon pomeriggio, cantautore, produttore, ambassador, Mattia. Piacere, molto piacere. Prego, ci possiamo sedere? Allora, tu sei seguitissimo dai giovani, dai bambini addirittura, hai un rapporto con il mondo dei giovani molto viscerale, direi. E quindi ti vorrei chiedere, dato che molti dei temi che affronti nelle tue canzoni sono legati proprio al senso della difficoltà e quindi del rapporto anche con l'altro, quanto per te pesa il fatto di essere un punto di riferimento per i ragazzi e quanto questo rapporto lo hai costruito sulla trasparenza e sull'autenticità? Guarda, io ho sempre pensato che la musica è un veicolo con cui puoi veramente spostare le montagne, puoi fare cose grandissime, un po' come tutte le forme d'arte. E, essendo stato un ragazzino pure io, quindi avendo avuto i miei cantanti preferiti, cercando di emulare quello che mi raccontavano nelle canzoni, io mi sento quasi in obbligo di dare il mio piccolo contributo, quindi raccontandomi, cercando di raccontare magari periodi un po' più difficili che ho vissuto, sensibilizzare certe tematiche che magari non vengono trattate poi così tanto, come la salute mentale. Quindi in ogni occasione cerco di sfruttare il mio tempo per lanciare messaggi, quindi mi sento in dovere di farlo, soprattutto anche perché ho un pubblico molto vasto, quindi ho persone molto grandi, ma anche più piccoli,
E quindi sì, mi sento in dovere di farlo, perché è la cosa giusta da fare, dare un piccolo contributo, dare un buon esempio anche per istruire magari persone che non hanno vissuto o non hanno ancora vissuto certe cose simili a quelle che ho vissuto io. La cosa bella di Mr. Rain, di Mattia, è che ha fatto davvero tutto da solo. Sei un supereroe della canzone, del cantautorismo, del rap, sei davvero un prodigio che poi è diventato anche produttore, quindi sei sicuramente fonte di ispirazione da un punto di vista artistico, e sei anche fonte di ispirazione perché racconti quanto, per essere invincibili, in supereroi, in questa canzone molto fortunata, racconti quanto per essere invincibili ci sia bisogno dell'altro, quindi ci sia bisogno dell'aiuto dell'altro, invincibili vicini. E quindi rispetto a questo senso anche di responsabilità che hai e quindi che ti ha portato ad essere attento nella tua produzione artistica, c'è qualcuno che ti è stato vicino nei momenti difficili e c'è qualcuno che ti ha raccontato com'è importante farsi aiutare nei momenti difficili? Allora, sicuramente la mia famiglia, la mia ragazza, tutti i miei amici sono stati molto vicini quando ho vissuto questo periodo cupo, che racconto poi in Supereroi stessa. Mi ero chiuso in me stesso, non riuscivo... Io sono sempre stato una persona molto introversa, ho sempre fatto fatica a raccontarmi anche quando stavo male, anche quando avevo paura, quando soffrivo. E ho sempre usato la musica come... per veicolare tutto questo peso emotivo che mi portavo dentro. E durante questo mio periodo difficile mi ero completamente chiuso in me stesso e mi ero costruito questa prigione immaginaria dove mi sentivo ma veramente da solo al mondo. Era una sensazione molto surreale. Ero convinto di soffrire per certe cose e nessuno poteva capirmi. E con l'aiuto, ovviamente, perché da solo non ce l'avrei mai fatta, con l'aiuto delle persone che amo, sono riuscito a trovare il coraggio e la forza di fare il primo passo e chiedere aiuto, e da lì mi è cambiata la vita. Cioè, ho finalmente pieno potere di me stesso, finalmente... Ho cominciato ad apprezzarmi, ad apprezzare anche quelle che sono le mie fragilità, che sono ormai i miei punti di forza, quello che racconto in tutti i miei pezzi. E ho smesso di indossare questa maschera che la società forse ci porta a indossare. Quindi c'è questo cliché, noi dobbiamo sempre essere perfetti, senza lividi, senza cicatrici, senza insicurezze. Io sono una persona piena di paure, piena di insicurezze come tutti quanti noi. Quindi da lì ho smesso di portare questa maschera e ho cominciato a mostrarmi agli altri, ma soprattutto a me stesso, come esattamente sono. Quindi questa cosa mi ha cambiato la vita. Io ringrazierò sempre tutte queste persone che mi hanno aiutato in questo percorso. Quello che trapela dalle tue parole è che hai fatto di un momento di difficoltà un'opportunità esistenziale che poi è diventata un'opportunità artistica, perché la tua produzione, appunto Supereroi, ma la tua produzione musicale a seguire anche le tue interviste, il modo in cui racconti la tua produzione, parte proprio dalla necessità di rispondere a questa tua introversione e quindi di comunicare attraverso la musica. Ma anche perché è l'unico modo che ho trovato per esprimere tutto quello che penso. Io se non parlo nelle canzoni faccio molta fatica, quindi ho sempre sfruttato la musica come veicolo per raccontarmi nei momenti belli ma anche in quelli brutti. E questa cosa mi ha letteralmente salvato, perché è stata la mia seconda voce, è stata la cosa che mi ha permesso di farmi crescere, di consolarmi, di insegnarmi molte cose e capire molte più cose di me.
La musica, quindi l'arte, è un caldo... Sto morendo di caldo. Io non so adesso quando tu tornerai a produrre musica, perché lui scrive solo quando piove, da qui il nome Mr. Rain, quindi adesso noi faremo la danza della pioggia, così torneremo ad avere una produzione artistica. Ecco, no, che la musica che chiaramente i giovani, noi ascoltatori, diciamo, godiamo, immaginiamo questa, diciamo, la creatività dell'artista e cerchiamo di immedesimarci nella storia che ci viene raccontata e per molti è curativa. Tu sai che la tua storia supereroi ha aiutato delle persone, che ha stimolato delle persone, ti hanno scritto. Volevo spiegartelo prima, che da supereroi mi è cambiata letteralmente la vita, perché oltre al podio e tutto quello che è poi bellissimo, bellissimo ma non essenziale, non è sicuramente la cosa più bella che mi è successa. La cosa più bella è aver incontrato un sacco di persone. Io ho fatto un tour di più di 40 date solo quest'estate e ho avuto la possibilità di incontrare gente, ho guardato video che mi hanno mandato, lettere, messaggi, e la cosa più bella è che la gente ha cominciato a confidarsi con me e a raccontarmi la propria storia, e magari sapere che supereroi si è fatta strada nella vita di un po' di persone e che abbia in qualche modo aiutato queste persone a trovare il coraggio di parlare con un familiare, a trovare il coraggio di parlare con uno psicologo. E questa è stata la mia vittoria più grande, cioè è il motivo per cui faccio musica. Io non faccio musica per altro, io faccio musica per raccontarmi e per cercare di dare un piccolo contributo in tutto questo mondo. Fa caldissimo. È un ottobre particolare, godiamocelo, perché poi arriverà l'inverno. Quindi questo tuo piccolo contributo è arrivato a tanti, è arrivato in maniera importante, in maniera ormai, diciamo così, nazional popolare, però tu nasci sul lago, nasci a Desenzano del Garda, nasci, diciamo, anche in una zona molto produttiva musicalmente, però come hai trovato nella musica il tuo linguaggio? Cioè, chiaramente rispetto ad un'introversione avresti potuto rispondere in maniera diversa, no? Facendo sport, concentrandoti magari su qualche altra forma d'arte. Che cos'ha la musica? Che cosa muove? Che cosa ti apre? Come si sente Mattia quando fa musica? E quanto sei e riesci ad essere protetto dalla musica? E quanto invece ti sei dovuto sforzare, sei cambiato nell'avere il coraggio di raccontarti come ti stai raccontando a noi oggi? Ovviamente raccontarsi senza filtri è comunque molto complesso, è un percorso molto lungo e ci ho messo veramente tantissimo tempo. Cioè, io sono più di 10 anni che faccio musica, in questo modo sono almeno 4-5, i primi 5 anni ero molto diverso. E è una cosa che è arrivata gradualmente, ma sinceramente non mi rendo conto e non mi ricordo quando ho fatto questo switch, quando ho cominciato a raccontarmi senza filtri, a tra virgolette nudo. Però posso dirti che quando scrivo, quando faccio questo, quando mi racconto, sto veramente meglio. È l'unico modo che ho per stare bene con me stesso e di conseguenza con le altre persone che ho accanto. E quindi ogni canzone è come se fosse una lettera. Io l'ho sempre vista così, una lettera per una persona, per raccontarmi a una persona. Ho scritto una canzone per mio padre, per mia madre, per la mia ragazza. Sono tutte lettere, supereroi per me stesso e per tutte le persone che hanno vissuto una situazione simile alla mia. Sono lettere che mi donano la vita, mi permettono di scaricare questo peso che mi porto dentro. Che è un peso chiaramente molto spesso anche di solitudine, perché ci raccontavi prima che ti sei sentito un po' solo al mondo nel provare delle determinate emozioni. Mi vengono in mente le tante persone che dopo aver vissuto dei momenti drammatici della loro vita, adesso mi viene in mente la nostra senatrice a vita Liliana Segre, che ha iniziato a raccontare la sua storia, e raccontando la sua storia dopo essere diventata nonna ha sentito la forza di quel racconto e ha sentito quanto restituisse questo a lei la vita, come dicevi, cioè il condividere e raccontare. Però dall'altro lato questo atto, che è egoistico, è
contemporaneamente di grande generosità, è un atto altruistico. E quindi c'è davvero qui una piccola magia, cioè che nel far del bene ci si fa del bene. Assolutamente sì. E anche il fatto di chiedere aiuto, di avere l'esigenza e di pretendere di essere un po' anche egoisti, cioè iniziare a pensare, io ho fatto anni a non pensare a me stesso, io non ho sempre pensato a tutto quanto tranne che a me, e ho cominciato 3 anni fa a pensare un po' più a me stesso, e di conseguenza ho imparato anche a comportarmi diversamente con gli altri, a capire di più chi avevo davanti, a cercare di capire come aiutare qualcuno. È tutto magico, però è una cosa fondamentale per il nostro benessere. Che parte dal di dentro, cioè ascoltarsi, capirsi, accettare le proprie fragilità, i propri momenti difficili, ti mette anche nella condizione, forse semplicemente ti dà l'opportunità di sviluppare una sensibilità per cui quando guardi l'altro, lo guardi immaginando che ha la sua fragilità, può essere in un momento di difficoltà, sta vivendo un momento difficile, e quindi hai un rapporto con l'altro come se avessi un rapporto con te stesso, per cui questo gioco meraviglioso di chi è l'altro e chi sei tu veramente. Ora vorrei capire che cosa è in cantiere, che cosa produrrai, se continuerai il tuo tour invernale, se ci aspettano delle novità, e poi questo lato Mr. Ren e poi l'obiettivo di Mattia nella vita. Allora, intanto mi scendono le gocce. Di la frangetta pioggia. Non è una buona idea con queste temperature. Allora, sto lavorando molto nel poco tempo che ho avuto, sono rimasto chiuso in studio, ho appena fatto uscire Supereroi in versione spagnola, quindi sto facendo corsi di spagnolo. Siamo in giro per il mondo. Speriamo. E farò l'ultimo concerto di quest'anno, che sarà il gran finale, tra l'altro il giorno prima del mio compleanno, quindi sarà un super regalo, il 18 novembre. Di novembre, esatto. Sì. Al Forum di Assago, sarà la grandissima festa, e poi mi chiuderò in studio e si vedrà. Sicuramente sto lavorando al nuovo disco, ho ancora molte cose da fare, ecco. E per l'anno prossimo mi auguro di fare un tour. Tornerà in tour. Speriamo, spero di sì, spero di farne uno altrettanto bello come questo, perché è stato indimenticabile, soprattutto per tutte le persone che ho conosciuto, perché ogni concerto, anche se è stato molto simile a livello di scalette, di canzoni, la magia che si respirava era totalmente diversa, perché le persone hanno questo potere di creare qualcosa di irripetibile e magico, quindi è bellissimo sentirlo parlare, Mattia, perché nell'epoca dell'intelligenza artificiale, in cui potranno riprodurre i nostri visi, potranno riprodurre la nostra voce, nessuno potrà mai riprodurre l'emozione che si crea in un'esperienza dal vivo con una performance. No, quella è unica. Questo è il senso dello spettacolo, è il senso della condivisione. E invece Mattia, che fa? Che farà? Non ne ho idea. È a servizio. Non ho avuto tempo. Non hai avuto tempo oggi di occupartene. Sì. No, io mi auguro comunque sono la stessa persona, non mi scindo in due persone. E mi auguro tantissime belle cose, tra cui queste. Mi auguro di viaggiare molto, ma per ora ho fatto un anno e mezzo di fuoco, quindi non ho avuto un giorno libero. Hai bisogno di relax. Ho bisogno di un po' di tempo per ricaricare, per vivere, e poi avere modo di raccontarmi e di raccontare quello che ho vissuto. Quindi sento questa necessità, questo bisogno di vivere, di fare nuove esperienze. Di riempire lo zaino delle esperienze per poi esatto. Raccontarci. Allora, io direi che chiaramente Mr. Ren è l'ambassador perfetto per la giornata mondiale della salute mentale, e sempre più mi auguro che insomma i ragazzi che ti seguono ti possano scrivere e riescano a trovare forza dai testi già scritti e dalle canzoni che scriverai. E grazie per esserti raccontato. Hey Don 2023, Mr. Ren. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie.
Bentornati. Bentornati a Hedon 2023. Abbiamo visto un video e adesso capiremo di che cosa si tratta, quindi chiamo sul palco nuovamente Bianca Maria Cavallini e chiamo sul palco invece Gianmarco Pinto, che è amministratore delegato di Game to Value. Benvenuti. Anzi, direi che qua. Mettiti al centro, grazie, protagonista. Sei una quota celeste su Sono questo una quota palco. Celeste. Allora, abbiamo visto un video, ma soprattutto conosciamo un'azienda. Mario ne ha parlato. All'interno del manifesto che avete nelle vostre bag c'è un segnalibro con un QR code dal quale potete accedere a questo mondo che ci racconterà Gianmarco Pinto, che è founder e CEO di Game to Value. Eh sì. E di questo mondo legato alle emozioni. Le emozioni dobbiamo portarle o non portarle in azienda? Dobbiamo lasciarle a casa? Dobbiamo portare le emozioni dell'azienda a casa quando torniamo? Dove le mettiamo le emozioni? Nel tuo armadio? Nel video abbiamo fatto un gioco, no? Abbiamo immaginato un mondo in cui le aziende cancellano le emozioni delle proprie persone in azienda, sul lavoro, che, diciamoci la verità, è il sogno proibito di ogni HR. Avremmo un abbassamento del turnover e dell'assenteismo. Niente stress, niente persone che ci entrano in ufficio con mille problemi e mille problematiche. Niente ansia, niente paure, cioè sarebbe un sogno. Certo, dobbiamo un po' rinunciare ad alcune cose. A che cosa? Dobbiamo rinunciare un po' a quella fiamma che molte persone su questo palco durante la mattinata hanno portato, la motivazione, la passione. Che peccato. Un po' sì, guarda, alla fine, ripensandoci e pensandoci bene, non ne vale la pena. Anzi, siamo arrivati in un momento, siamo in un punto dove bisogna considerare all'interno delle aziende come capitale non solo il capitale professionale delle persone, ma soprattutto il capitale umano. Le caratteristiche individuali fanno la differenza in azienda. Si sente tanto parlare di crescita professionale o di investimento nell'ambito professionale. Si sente poco parlare nella crescita individuale e nell'investimento delle persone, sulle persone e sulle loro caratteristiche. Ecco, forse dobbiamo andare in quella direzione. Hai parlato di soft skills da qualche parte. Parliamo di soft skills da qualche parte. Da qualche sì. parte nel tuo discorso. Allora, raccontaci in che modo Game to Value si inserisce in questo quadro di non rinuncia alle emozioni e poi ti faccio un'altra domanda sul video che abbiamo visto. Allora, diciamo che noi in Game to Value abbiamo un'ambizione importante, quello di cambiare il modo in cui le aziende si pongono nei confronti delle persone in quelle fasi in cui bisogna scegliere, selezionare, anzi valorizzare le persone in azienda. E il mondo è cambiato, il mondo del lavoro è cambiato, la cultura del lavoro è cambiata. Le aziende hanno bisogno di persone, hanno bisogno delle persone giuste prima di tutto, perché sono le persone che fanno la differenza. Sembra banale, sembra scontato, però a volte passa sotto traccia. E le persone nelle aziende cercano qualcosa di più, l'abbiamo visto nei dati, no? Cercano una comunione di valori, cercano un'azienda dove poter raggiungere degli obiettivi che vanno al di là degli obiettivi professionali e sono degli obiettivi anche personali. Ecco, bisogna coniugare questi due mondi. Noi pensiamo di aver trovato la formula magica, cioè il gioco. Se ci pensiamo, se ci pensate, tutti nella nostra vita abbiamo giocato prima o poi. Quando eravamo fanciulli, quando eravamo giovani, bambini e bambine. Attraverso il gioco abbiamo imparato, siamo cresciuti, interagiamo. Poi però si diventa adulti e ci dico, bene, fita la pacchia, o si lavora o si gioca, anzi sul lavoro devi faticare, non ti devi divertire, perché il lavoro e il gioco sono due cose completamente diverse. È una grammatica un po' antica. Una grammatica di approccio un po' antica al lavoro. Che permane nella cultura un po' aziendale e manageriale. Però se ci pensiamo, tutti noi, anche da adulti, da adulte, siamo attratti dal gioco. Anzi, se vogliamo conoscere bene una persona, la cosa migliore è osservarla mentre gioca. Invitate una persona a giocare a padel, calcetto, tennis, Monopoli, Risico, Dungeons and Dragons, qualsiasi gioco, vi rendete subito conto di con chi avete a che fare. Vi rendete conto se avete a che fare con una persona collaborativa, vi rendete conto se avete a che fare con una persona competitiva, ma soprattutto vi rendete conto come la persona gestisce il momento in cui si perde e il momento in cui si vince.
Ecco, in Game to Value noi prendiamo questo concetto, che di base si chiama game design, quindi utilizziamo le tecniche di game design, le uniamo a delle metodologie psicometriche e abbiamo creato prodotti su quattro principali settori. Uno è la selezione del personale. Tutte le aziende hanno bisogno di trovare, attrarre e scegliere le persone giuste. Il secondo ambito è quello della valorizzazione delle persone, quindi le persone che già fanno parte dell'organizzazione vanno formate, motivate, gestite. Poi c'è il grande tema della diversity, equity e inclusion. Abbiamo creato un gioco che permette di fare un'analisi della cultura aziendale sui temi della diversità e finalmente oggi aggiungiamo un altro tassello, ovvero quello dell'analisi di quello che è il benessere organizzativo e del benessere psicologico. E da qui... E qui entra in gioco Mindwork. Esatto, e la collaborazione con Game to Value, perché ovviamente, come potrete immaginare, creare un gioco che misuri, rilevi e fotografi il benessere organizzativo in azienda, il benessere psicologico in particolare, è tutt'altro che semplice. C'è un motore psicometrico dietro i giochi di Game to Value che è un qualcosa di complesso, che è qualcosa di costruito ad hoc dal team di Gianmarco in primis col suo team. E quindi è stato un onore come Mindwork poter collaborare a Workdown che avete visto in apertura e l'abbiamo fatto in tutta la fase di progettazione sostanzialmente iniziale. Quindi i nostri psicologi e le nostre psicologhe hanno lavorato gomito a gomito con il team di Game to Value, con focus group e interviste proprio dedicate a capire che cosa sulla base dell'esperienza delle centinaia e centinaia di persone che ogni giorno i nostri psicologi e le nostre psicologhe ascoltano, che cos'è che sostanzialmente le fa stare bene, che cos'è che le fa stare male. Sembra semplice, non lo è stato, però adesso è diventato realtà, adesso tutto questo è montato sotto il gioco che rileva in una maniera, poi Gianmarco adesso lo spiegherà anche meglio di me, ma rileva in maniera divertente, perché ci si può anche divertire, il proprio benessere in azienda e il benessere complessivo dell'organizzazione. Abbiamo visto questo teaser, il video che avete visto rientrando dal coffee break è appunto il teaser di questo gioco che si chiama Workdown, quindi un rilevatore del benessere psicologico in azienda. Brevemente, che cos'è Workdown? Allora, è una storia in cui chi gioca si trova ad impersonare il ruolo di una persona che lavora per un'azienda che ha come obiettivo, come compito, quello di cancellare le emozioni. In questo viaggio nel cancellare le emozioni ci si rende conto di quanto le emozioni siano importanti e fondamentali anche nell'ambito professionale. Tutto questo però diventa poi un pretesto per andare ad osservare, a verificare quello che è il benessere della persona nel suo attuale ambiente lavorativo. Quindi andiamo a misurare tutta una serie di fattori, tutta una serie di parametri che ci dicono quanto la persona sta bene nel suo ambito professionale, con un punto di vista molto, in psicologia si direbbe un locus of control interno, nel senso che la persona non è vista come vittima del proprio ambiente, ma come attore attivo del proprio ambiente. Il concetto è, ok, il tuo ambiente è così, ma tu cosa fai per modificarlo? A livello aziendale invece si vanno a osservare e verificare tutti quelli che sono i fattori culturali che possono migliorare o peggiorare il benessere delle persone. Mm-hmm. Grazie al contributo scientifico di Mindwork siamo riusciti a creare quindi un costrutto e quindi un'analisi che permette un po' di sostituire gli ormai un po' obsolete, mi permetto di dire, questionari di clima e di benessere organizzativo che i colleghi HR conoscono. E ne abbiamo un po' tutti, diciamo, le scatole piene. Dicevamo, okay. Appunto. Invece la nostra bag ha al suo interno questo segnalibro dentro, bentornata Silvia, questo segnalibro nel manifesto, con il QR code si può avere, diciamo, un assaggio di Workdown, che è un prodotto non ancora in commercio, commercializzato, non ci sono aziende che lo stanno utilizzando, perché oggi appunto viene lanciato, per cui avete l'opportunità eventualmente di averlo in anteprima, in assoluta, esatto. Anteprima. Bene, allora grazie, felici di sapere che il gioco si presta al benessere, sì, psicologico. Bianca, vuoi concludere tu, sì, rispetto alla collaborazione con Game to Value? Volentieri. Io in realtà farei vedere dei numeri, se sei d'accordo. Esatto. Perché abbiamo tre numeri. Oggi è la giornata dei numeri, non sono bivia doxa questa volta. E sono, lasciate esatto, raccontarli. Cioè, allora, invece di raccontarcela, diamo un po' di dati. Allora, parlavamo di gradevolezza. Allora, pensate che il gioco ha una durata massima di 25 minuti, quindi significa che è un'esperienza davvero molto rapida. Poi, essendo un gioco, la percezione psicologica è che duri anche meno.
In realtà è uno dei dati più importanti, è il prossimo, in cui, in cui abbiamo una percentuale di engagement, cioè di partecipazione media, che supera l'85%. Quando noi facciamo dei progetti all'interno delle organizzazioni, abbiamo sempre una percentuale di persone che decidono di partecipare alla ricerca che è molto alta. Tenete conto che mediamente, poi dipende da organizzazione a organizzazione, un'organizzazione mediamente ha un 40-45% quando fa un'indagine con una survey, fino a un massimo del 75%. Per noi che è un dato, è un numerone, 75%. Per noi il 75% è la parte più bassa, cioè sotto il 75% vi rimborsiamo. Dal 75% in su, stavo scherzando. Dal 75% è tutto registrato. Dal 75%, stai attento che lo stai dicendo di fronte ad un pubblico numeroso. Okay. E sull'engagement sì, per noi è un tema molto importante. Anche perché poi, come immaginerete, è un gioco che può andarsi a innestare su tutta una serie di azioni per il benessere psicologico delle proprie persone. Quindi sia in ottica di pre-screening, se vogliamo, sia in ottica post, quindi una volta che poi si sono implementate tutta una serie di azioni, ed ha una fotografia che è senz'altro interessante, anche proprio per capire l'impatto poi dell'investimento fatto. In 25 minuti, con questo altissimo livello di engagement, raccogliamo un numero di informazioni tale per cui se voleste creare un questionario per raccogliere lo stesso numero di informazioni, servirebbero 2 ore per compilarlo. Voi sapete benissimo che quando si fa un'analisi di clima ci dicono i metodologi, rimaniamo sul 15 minuti, se no non la fa nessuno. Immaginate raccogliere lo stesso numero di informazioni di un questionario di 2 ore. Ecco, questo è quello che questo work down. Semplificazione, efficienza, insomma, sì, un prodotto nuovo, come già detto nel segnalibro potete davvero farne una piccola esperienza. Io ringrazio Gianmarco grazie Pinto. Grazie a te, è stato un onore. Un onore anche per me. Noi ci vediamo dopo. Maria, più tardi, grazie mille. Eccoci. Vogliamo fare una foto? Avete ragione, scusate. Io sono sempre restia, ma mettiamo la quota celeste al centro. Il capo si può avere, Mario? Possiamo avere il capo? Io senza il capo. L'uomo più desiderato di Edon 2023. Ecco. In realtà... il nostro Mario. È tutto, eccoci. Questo è il momento più bello della mia vita. Questa la incornicio. Grazie. 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 Grazie mille, grazie anche a Mario. Ora torniamo a sederci insieme a parlare di aziende, di benessere psicologico. Torniamo alla nostra tavola rotonda, la terza ed ultima tavola rotonda di questo Head On 2023. Torniamo a parlare con Monica D'Ascenzo, che porterà sul palco degli amici per affrontare una tavola rotonda dal titolo L'azienda sta bene dalla testa. Sta bene dalla testa e l'abbiamo visto nella prima tavola rotonda di quanto è importante che i vertici e i leader appunto di un'azienda riescano a guidare verso il benessere anche mentale e psicologico. Quindi adesso lo affrontiamo questo tema con altre aziende, vediamo quali sono le sfumature della leadership che si delineeranno. Bene, allora ci mettiamo un punto interrogativo, l'azienda sta bene dalla testa e ti lascio. Ci vediamo fra poco. A dopo, grazie a Cristiana Capotondi. Allora, io chiamo in rigoroso ordine alfabetico i relatori per non fare torto a nessuno. Simona Alberini, Country Holding Officer e Presidente del Consiglio di Amministrazione di ABB. Benvenuta. Grazie. Ciao. Mi siedo in quale ordine? Vado scegli in fondo tu. Così. Paola Angeletti, Group Chief Operating Officer di Intesa San Paolo. Benvenuta. Mirgia Cartia D'Azero, amministratrice delegata del gruppo Sole 24 Ore, quindi lo dichiaro, sono in conflitto di interessi, così lo diciamo come disclaimer. E Mario Rossetti, C-Level Executive, già ai vertici di aziende pubbliche e private, che in questo caso fa la quota azzurra. Benvenuto. E ancora Maurizia Villa, Managing Director Italia di Conferri. Benvenuta. Grazie.
Eccoci. Allora, noi facciamo seguito alla tavola rotonda che abbiamo visto prima, in cui abbiamo approfondito alcuni dei temi, alcuni dei risultati della ricerca BVA Doxa Mindwork che è stata presentata quest'oggi. Adesso andiamo a approfondire alcuni di questi temi, ma prima ascoltiamo il contributo di Massimo Ibarra, CEO di Engineering, che non ha potuto essere qui con noi e quindi ci ha mandato questo messaggio. Buongiorno a tutti, purtroppo non sono riuscito ad essere con voi fisicamente, ho registrato questo veloce breve video. L'evento è un evento importante, l'evento Head-On di Mindwork, è un momento interessante per potersi confrontare su quello che è il benessere delle persone all'interno delle organizzazioni e quindi ritengo che i temi trattati siano veramente di fondamentale importanza. Ora, io partirei dicendo che il contesto nel quale operiamo è sensibilmente cambiato, quindi tutto è molto più veloce, operiamo in un ecosistema che è multi-stakeholder, non ci sono soltanto obiettivi di business, ma ci sono molteplici scorecard che bisogna rispettare, la pressione quindi diventa via via sempre maggiore. Però in questo contesto sappiamo perfettamente che se un'organizzazione, un'azienda vuole essere un'organizzazione di successo, deve far sì che le proprie persone possano operare al loro interno nel miglior modo possibile, quindi che la soddisfazione sia la più alta. Cosa significa soddisfazione? Significa che le persone si identificano con i valori aziendali, significa che tutte le persone comprendono e capiscono qual è l'obiettivo strategico, il purpose, significa che c'è un corretto bilanciamento tra la vita personale e la vita lavorativa e soprattutto significa che il benessere psicologico delle persone è alto. Ora, raggiungere tutti questi obiettivi non è facile, visto il contesto nel quale operiamo. Però per iniziare a lavorare nella giusta direzione bisogna far sì che ci sia non soltanto un awareness di questo mutato contesto competitivo e di mercato, e soprattutto sociale, ma bisogna far sì che il leadership team dell'azienda cominci veramente a riflettere su quali sono le principali priorità che devono essere gestite. Quindi il livello di engagement che deve essere raggiunto, il livello di trasparenza che deve essere introdotto all'interno dell'azienda, anche, come dire, il livello di comportamenti che devono essere enfatizzati e che sono quelli giusti per poter raggiungere i propri obiettivi. Quindi tutti questi temi che insomma possono sembrare facili o di facile implementazione, in realtà sono molto complessi perché parliamo di organizzazione fatte da persone che il principale asset che è un'azienda è il capitale umano e sappiamo benissimo che quando si prova a competere poi alla fine bisogna fare un po' di compromessi. Ecco, awareness, quindi commitment da parte di leadership team, gli esempi e soprattutto chiarezza e trasparenza nel modo in cui si porta avanti un'organizzazione o un'azienda. Direi che potrei continuare a parlare per tantissimi minuti su questo argomento, però mi faceva piacere darvi giusto qualche scaletta, o diciamo quello che viene chiamato playbook, per riuscire in qualche modo a far sì che le organizzazioni abbiano un livello di satisfaction elevato. Perché? Perché c'è un benessere psicologico, un benessere generale che chiaramente porta degli ottimi risultati nel lungo termine. Grazie mille e spero di vedervi presto. A Massimo Ibarra, che ha messo sul tavolo alcuni dei temi che andremo a affrontare quest'oggi con i nostri ospiti, io entrerei subito nel vivo della ricerca. È una ricerca che da 3 anni indaga appunto il benessere all'interno delle aziende, in particolar modo si è fatto un focus quest'anno sul burnout e per il 4° anno della ricerca appunto si è aggiunta una domanda specifica per capire, al di là dei sintomi, quante persone abbiano una diagnosi vera di burnout. Sono risultate 1 su 5, il 20% di ogni azienda, che è un numero altissimo, un numero di per sé appunto che impressiona, ma che si riferisce a una situazione che è derivata dal post-Covid. Ecco, post-Covid e tutte le crisi che abbiamo affrontato nella prima tavola rotonda, crisi internazionali che stanno creando delle insicurezze nelle persone che poi vengono riportate anche all'interno delle aziende e naturalmente all'interno delle aziende
nervosismo genera nervosismo quando non si blocca, diciamo, il circolo negativo. Ecco, siccome stiamo parlando di leadership, inizierei appunto da Mircea Cartea D'Azero. Come un'amministratrice delegata può guidare il benessere all'interno di un'azienda? Perché nella prima tavola rotonda abbiamo visto quali sono i problemi. Qui è parte dalla testa, e quindi la testa sono i vertici. Grazie molte per questo invito, Monica, e per questa domanda. E devo dire che vi ringrazio ancora prima di dare la risposta, perché mi ha dato la possibilità di leggere attentamente le risultanze di questo bel lavoro che avete fatto. E credo che già questo lavoro in parte contenga delle risposte. Cioè, questa ricerca 5 anni fa non sarebbe stata fatta, perché non c'era questa awareness, questa attenzione, come è stato anche detto nel comunicato che abbiamo appena ascoltato, per capire come stanno le persone. Quindi già un'attenzione che denota uno spirito diverso. Prima non si chiedeva se al lavoro eravamo felici, non era un dato che rilevasse. Quindi, leggendo questa ricerca, mi hanno colpito in particolare 3 di questi risultati, in parte tu, Monica, l'hai menzionato. Prima di tutto, tutti sono d'accordo che ci deve essere una maggiore attenzione al benessere psicologico all'interno del lavoro, quindi tra i lavoratori. Solo che soltanto il 32% ritiene che siano state messe in atto delle strategie efficaci da parte del datore di lavoro, dell'azienda in generale, per risolvere queste problematiche. E qui allora non ci stiamo capendo, c'è uno scollamento importante tra la sensazione di consapevolezza di avere un problema al lavoro se non si occupa del benessere psicologico dei lavoratori da una parte e la percezione dei lavoratori dall'altra. Quindi è un gap che dobbiamo colmare con, introduco una delle risposte che ti darò alla tua domanda, con un tema di ascolto, che tu sai che per me è un mantra. Poi un altro dato che mi ha colpito di questa ricerca, davvero sensibile, è quello che tu menzionavi, cioè il 76% dichiara che ha avuto almeno uno dei sintomi di burnout, quindi questa sensazione di essere sempre sfiniti, questa sensazione di mancanza di attaccamento e di mancanza di purpose, come è stato detto prima, no? Non ci si sente di far parte della squadra, mancanza di sensazione di far parte di un team. Ecco, tutto questo è veramente, cioè, ho visto peggiorati di 14 punti, quindi è un tema che non ci può lasciare indifferenti. Quindi eventi come questo o report come questo danno la sensazione che questa attenzione è ben riposta e che anzi vada approfondita. E poi l'attaccamento ai valori, cioè prima sinceramente un dipendente difficilmente si chiedeva, o quantomeno era molto più raro, se i valori dell'azienda coincidessero con i propri. Invece adesso credo che sempre più persone, io lo vedo soprattutto nei colloqui, ecco che ti do già una pillola della mia esperienza, durante i colloqui anche le funzioni che prevedono l'assunzione di ragazzi più giovani, tra le prime cose si sono informati, sono andati su internet, hanno cercato di capire quali sono i valori in cui crede l'azienda. E sentono come importante riconoscersi in quei valori. Quindi credo queste 3 sono state le caratteristiche che mi hanno più colpito della ricerca. Allora, cosa può fare un amministratore delegato, un'amministratrice delegata? Come dicevo prima, innanzitutto ascoltare, no? Creare un dialogo con il proprio capitale umano, che poi, soprattutto nel nostro caso, noi non facciamo bulloni o gomme, noi vendiamo informazione, formazione, quindi è importantissimo che ci sia un dialogo col capitale umano, perché proprio dalle vostre menti che viene fuori il prodotto che vendiamo, il servizio che diamo alla comunità, e sappiamo di avere un ruolo anche a livello paese, quindi l'importanza che si stia bene. Voglio introdurre un altro tema che è stato in qualche modo citato. Non è soltanto perché siamo più buoni, cioè cerchiamo di sfatare questo mito, ma è perché, tra l'altro, un ambiente più sereno è un ambiente più profittevole. Poi ci sono numerosi studi che dimostrano che lavorare in un ambiente dove ci sia armonia, dove ci sia serenità, rispetto reciproco, è più produttivo, ci si va più volentieri al lavoro, quindi si rende meglio e quindi si realizza anche un reddito maggiore. Quindi queste sono, secondo me, un po' le dinamiche a cui dobbiamo stare attenti, che dobbiamo cercare di coltivare, e poi questo è l'imprinting che deve dare un leader dall'alto. Questa è una responsabilità che abbiamo e che io sento forte, perché se c'è quella consapevolezza dall'alto, allora poi c'è più desiderio di perseguirla a tutti i livelli,
dell'azienda e io credo che noi da questo punto di vista abbiamo fatto un cambiamento culturale importante in questi ultimi 2 anni, di cui abbiamo cominciato a raccogliere i frutti, ma ancora, lo dico sempre, c'è tanto da fare. Per esempio, quando abbiamo approvato il nostro primo piano ESG, perché appunto va bene che abbiamo risparmiato carbon footprint, va bene tutto, però sulla S abbiamo cercato di fare tanto. Quindi tu sai che abbiamo dato un bonus per pagare la retta dell'asilo nido per ogni nuovo nato, abbiamo dato un contributo quando c'è stato il caro bollette per le persone che hanno uno stipendio o meno comunque è sostanzioso, poi abbiamo cercato in tanti modi, per esempio abbiamo fatto un piano di formazione interna molto significativo, anche più agevole con un'app, proprio per permettere di investire sul capitale umano in modo tale che tutti si trovassero all'interno sempre meglio, molte le iniziative sportive, perché lo sport unisce, che è fondamentale, e poi mi piace ricordare che anche grazie a te siamo arrivati ad ottenere la prima certificazione della parità di genere, siamo la prima azienda media in Italia ad aver ottenuto la certificazione della parità di genere, che appunto non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza, ce lo ricordiamo sempre, però abbiamo voluto misurarci e darci degli obiettivi che continuiamo a monitorare sempre in quella direzione. È un inizio ed è un percorso che va fatto poi all'interno delle aziende, e passerei a Paola Angeletti di Intesa San Paolo, perché la struttura vostra è importante e quindi andare a incidere anche capillarmente sul territorio mi immagino che poi sia abbastanza complesso. Dalla ricerca si conferma per il secondo anno di fila il dato relativo al dropout. Il 54%, cioè una persona ogni due, ha affermato di aver lasciato il lavoro a causa di un malessere emotivo ad esso correlato durante la sua carriera. E se ci aggiungiamo il fatto che è sempre una persona su due riporta vissuti di stress elevato, capiamo appunto che il risultato in termini appunto di dimissioni e di perdita di valore da parte delle aziende è davvero elevato. Allora, voi siete a livello italiano il più grande datore di lavoro privato, ed è indubbio. Avete un punto di vista quindi privilegiato. Com'è il turnover e come si lavora per non perdere i talenti? Innanzitutto grazie per questo evento, che devo dire è un'opportunità per riflettere su tematiche sulle quali appunto solo pochi anni fa probabilmente non ci saremmo concentrati, ed è significativo questo. Il tema del dropout è sicuramente un tema importantissimo, si è parlato di great resignation, persone che dopo la pandemia hanno cambiato il loro approccio con il lavoro e l'abbiamo già sentito anche prima, vogliono identificarsi con l'azienda per la quale lavorano anche per i valori che l'azienda poi dichiara e pratica, perché poi appunto è fondamentale il parallelismo e la coerenza fra ciò che si dichiara e ciò che poi effettivamente si mette in essere. Noi come Intesa San Paolo in realtà non abbiamo un tasso di dimissioni particolarmente significativo, quantomeno se ci confrontiamo con la media italiana, e questo noi lo attribuiamo evidentemente anche ad una efficacia delle azioni che mettiamo in atto per trattenere i nostri talenti. Che cosa facciamo? Facciamo una attività sicuramente, diciamo così, sistematica, che si rivolge alla totalità delle nostre persone, ma poi anche iniziative invece che sono più indirizzate ai singoli, perché la salute mentale, che poi è il tema di cui appunto ci occupiamo oggi, è un mix di cose che riguardano sia il singolo, ma il singolo poi come vive nella collettività, ad esempio, rappresentata da un'azienda. Posso fare qualche esempio su che cosa, no, stiamo lavorando per azioni trasversali che riguardano un po' tutti? Un po' è la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo. Cosa si intende per inclusivo? Dove ciascuno può esprimersi al meglio. Una cosa che mi ha colpito della ricerca è che mi pare 3 persone su 4 sostanzialmente dicono che non si sentono libere di manifestare il proprio pensiero o la propria identità, no, sul posto di lavoro. Allora
facciamo delle iniziative proprio di diffusione di una cultura inclusiva dove aiutiamo i nostri manager e le nostre persone a capire quali sono quei comportamenti che possono costituire una, chiamiamola, violenza sugli altri, una prevaricazione, magari anche inconsapevole, ci sono magari dei bias assolutamente inconsapevoli nei comportamenti delle persone che possono no, spaventare alcuni o comunque lasciarli in una situazione di disagio. Allora, acquisire consapevolezza su questo aiuta a diffondere invece una cultura di gruppo inclusiva. Ci sono iniziative invece volte a un aumento della flessibilità. Abbiamo imparato tutti con la pandemia che si può lavorare in modo diverso da come si lavorava prima. Responsabilizzare le persone sugli obiettivi, dare fiducia alle persone che mettendole nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi del proprio lavoro permette anche di organizzare il lavoro in modo molto più flessibile, quindi le persone possono decidere se andare in ufficio o lavorare da remoto in funzione del tipo di attività che svolgono, ovviamente in accordo col proprio capo o con gli altri componenti del proprio team, oppure abbiamo reso più flessibili gli orari durante la giornata, abbiamo organizzato la giornata, dato gli strumenti per organizzare le settimane lavorative su 4 giorni invece che su 5, quindi poi tutti questi sono ingredienti che poi ciascuno può utilizzare in modo magari anche appunto flessibile, come dicevamo, per conciliare meglio la propria vita lavorativa con le esigenze, diciamo, extra lavorative. E questo è un grandissimo aiuto per ritrovare un equilibrio, per trovare un equilibrio e vivere meglio la propria esperienza professionale. E poi ci sono, come dicevo, altre iniziative invece che vanno più sul singolo. Abbiamo tante iniziative per la genitorialità, per i caregiver in particolare. Chiaramente una persona quando sente di avere uno strumento per, di nuovo per vivere meglio le proprie esigenze, poi dopo dà il proprio meglio nel mondo del lavoro, quando sa di potersi equilibrare certo. Meglio. E da ultimo l'ascolto, dicevamo. Dare alle persone gli strumenti per magari confrontarsi con un supporto psicologico professionale in un momento di difficoltà, per qualsiasi motivo, può essere un momento di difficoltà sul lavoro ma anche nella propria vita extra lavorativa. Allora, avere la possibilità data dal proprio datore di lavoro in Intesa San Paolo di confrontarsi con una psicologo, quindi un supporto professionale che risponde 24 ore su 24 nella propria lingua, perché noi questo abbiamo iniziato a farlo con un progetto pilota in Italia, ma oggi lo garantiamo a tutte le nostre persone anche all'estero. La prima lingua che abbiamo aggiunto all'italiano è stato l'ucraino e vi rendete conto che probabilmente i nostri colleghi ucraini avevano un particolare bisogno di sostegno psicologico quando è scoppiata la guerra. Adesso lo forniamo in tutte le lingue dei nostri colleghi. Ecco, questo è sicuramente un servizio, un aiuto apprezzato dai singoli che hanno aderito o che hanno contattato lo psicologo, ovviamente su base assolutamente anonima, il rapporto certo. Poi è bilaterale tra la persona e lo psicologo, Intesa San Paolo non ha a disposizione nessuna di queste informazioni, però appunto è un servizio che è sicuramente molto apprezzato. Sì, perché poi è delicatissimo trovare l'equilibrio tra l'intervento dell'azienda e il rispetto appunto della privacy delle proprie persone su questi temi che sono così insomma sensibili. Andrei da Simona Alberini, ABB, che è una multinazionale svedese, lo dico perché magari Intesa San Paolo è più immediato e ABB insomma meno, con sede a Zurigo, è presente in oltre 100 paesi, quindi anche voi avete una presenza differenziata a livello internazionale, operate nella robotica, energia e automazione, quindi totalmente un altro ambito rispetto agli altri due gruppi di cui abbiamo parlato. Tornando alla ricerca, un dato che si conferma è la percentuale di persone che attribuisce importanza alla promozione del benessere psicologico da parte dell'azienda. Siamo arrivati al 95%, che è
praticamente quasi la totalità. A questo si aggiunge che 6 persone su 10 dichiara di preferire un'azienda attenta al benessere psicologico delle sue persone. Laddove non è presente, il 73% delle persone valuterebbe positivamente la messa a disposizione da parte dell'azienda di un servizio di supporto psicologico. Quindi si torna a quello che ci diceva appunto che hanno applicato già in Intesa. Un dato particolarmente alto fra i blue collar, che sale infatti al 79%. Come si fa a trovare quell'equilibrio di cui parlavo tra la necessità di rispondere a queste esigenze e il fatto di non entrare nella vita privata, cioè di non superare certi limiti e rispettare dall'altra parte il fatto che ci sia una privacy e un individuo che probabilmente ha delle complessità anche familiari da gestire. Certo, allora intanto ringrazio per l'invito, no? Buonasera a tutti i presenti. Tu prima, Monica, facevi riferimento ai risultati di bilancio e spesso una multinazionale, un gruppo viene misurato per quello che fa e per i numeri che produce. E io dico sempre, quando comunque abbiamo qualche evento pubblico, quando ritiriamo premi per la nostra sostenibilità, beh, dietro i risultati ci sono le persone. Queste persone ci mettono la passione, la devozione e stanno tante ore in azienda, in ufficio o in fabbrica. Noi abbiamo una grossa presenza manufatturiera in Italia, quindi abbiamo una forte presenza di operai, di blue collar. Queste persone devono stare bene, lo diceva prima la collega, se stanno bene, se l'ambiente è sereno, vanno a casa, stanno meglio, tornano in ufficio, sono più sereni. È chiaro che il bilanciamento delle dinamiche, un po' delle dinamiche esterne che stiamo vivendo, geopolitiche, le crisi, tutto quello che viviamo fuori, nell'ambiente esterno, nella famiglia, lo portiamo sicuramente in ufficio. Prima si diceva in ufficio o in azienda, si diceva separare la parte emozionale, è molto complicato, quindi è un challenge sul quale io credo che togliere la passione alle persone vuole anche dire togliere la passione per il lavoro, quindi io credo che una persona appassionata venga e renda molto di più. Che cosa fa BB nel concreto? Allora, noi abbiamo lavorato tantissimo con lo smart working, quindi dando la possibilità alle persone di continuare l'attività da casa, e questo è stato molto apprezzato perché comunque convertono in qualche maniera, al tempo che non passano banalmente nel traffico, all'azienda, e sono assolutamente felici e riconoscenti di questa cosa. Abbiamo però dovuto abbinare quello che chiamiamo work balance, cioè il bilanciamento. Attenzione che poi uno non stia sempre a lavorare e stia sempre lì a guardare al PC che cosa succede. Allora, per esempio, dico un'azione semplicissima che abbiamo ideato, è quella di dire, vabbè, il venerdì, per esempio, non facciamo le call, non facciamo le riunioni, diamo la possibilità, almeno per quelli che sono i lavori fatti al PC, di produrre il lavoro che servirà poi per la settimana successiva per salvaguardare quello che è il fine settimana, altrimenti cosa succede? Che uno lunedì c'ha una presentazione e passa il venerdì, sabato e domenica a lavorare. Piccole azioni ma concrete. Un'altra cosa che a noi è piaciuta moltissimo e che scende anche dal gruppo, anche perché noi abbiamo anche noi il 2030, la sostenibilità, e dentro la sostenibilità c'è ovviamente la responsabilità sociale, è quella di avere anche dei corsi in cui ricordiamo alle persone quello che è il comportamento in azienda. E uno dice, vabbè, sei bella scoperta. Ecco, no, io mi sono stupita, nel senso che a volte, per nervosismi, per stress, in tutta la filiera, quindi sia nella nostra parte manufatturiera che in ufficio, il momento in cui uno può dire una cosa che fa male al collega, quel borderline è veramente fragilissima, ci si mette un attimo. Quindi anche ricordare con degli esempi semplicissimi che cosa è il miglior comportamento da avere. Poi abbiamo tutta una serie di servizi, per esempio il servizio, un supporto per rinforzare la muscolatura. Abbiamo avuto le nostre persone in smart working, abbiamo gli operai, per esempio, che magari hanno dei movimenti ripetitivi, quindi insegnarli come rafforzare la muscolatura, fare degli esercizi di meditazione, oppure tutti dei servizi del nutrizionista, quindi ad hoc sulla persona. Siamo stati 4 anni vestiti in tuta, quindi lì posso dire di tutto, di più, perché tanto non ci si guardava neanche più, non ci si vestiva, con delle diete personalizzate, per esempio con delle ricette personalizzate, quindi delle cose semplici che però vengono percepite anche dalla parte di queste persone che io chiamo colleghi come anche un'attenzione che la BB ha verso la persona.
Poi, ed è molto rilevante questo, io lo chiamo proprio un servizio psicologico a supporto non solo del dipendente ma della famiglia, perché appunto non ricordiamoci che la persona ha poi la famiglia, ha i figli, ha il marito, ha il compagno, ha tutta una serie di situazioni, e anche un supporto fiscale e legale, perché poi uno stufo dell'ufficio, stufo della fabbrica, va a casa, si trova una bella raccomandata, dice mo che faccio? Allora anche un supporto a tutta la famiglia in quel senso, quindi cercare di dare una, si chiama appunto la famosa zona di conforto in italiano, ma far sì, far sentire al dipendente che non è solo, che la BB c'è, sia quando è in ufficio sia quando è fuori, e cercare di farlo stare meglio possibile. Questo è nel concreto quello che noi stiamo facendo. Non ritorno sulla diversity ed inclusion, anche perché ho finito il tempo, ma per esempio, ultima parola veramente, l'inclusione, quindi rispiegare alle persone e ricordarlo che devono essere assolutamente libere, sentirsi libere di dire quello che pensano al lavoro, anche con strumenti di comunicazione al gruppo, qualora ci siano degli atteggiamenti che prevalichino e che non vadano nel rispetto. Quindi noi abbiamo messo così in piedi tutte queste cose e ne metteremo sicuramente in piedi delle altre. Ti faccio soltanto una domanda al volo, sono progetti che avete importato perché la casa madre li ha implementati o ci sono progetti italiani? Alcuni sono locali, nazionali, alcuni vengono dalla casa madre che... Quindi c'è stato un mix. Sì, sì, c'è stato un mix. Sì. No, bello, perché appunto poi bisogna calarsi nella realtà di ogni paese per quello che sono le esigenze specifiche, quindi contemperare i due aspetti è assolutamente importante. Andiamo dalla nostra quota azzurra, Mario Rossetti, C-Level Executive. Dalla ricerca, ripartiamo dalla ricerca, emerge un forte disallineamento tra le valutazioni dei collaboratori e le autovalutazioni dei e delle manager, che si percepiscono in modo marcatamente più positivo di quanto facciano invece i loro collaboratori, in particolare riguardo agli aspetti relazionali ed emotivi. Ad esempio, l'82% si ritiene in grado di riconoscere i segnali di malessere psicologico dei propri collaboratori, ma solo il 40% di loro ritiene che ciò sia vero, cioè i collaboratori, solo il 40% ritiene che il capo si accorga di questi malesseri. Ecco, la domanda è: la leadership sta cambiando totalmente. Queste risultanze mettono in discussione un modello che fino adesso abbiamo portato avanti, e come deve cambiare questo modello, se sì, deve cambiare? Assolutamente deve cambiare. Buonasera a tutti. Io penso che dal lavoro che è stato fatto da Doxa per Mindworks manchino delle cose che vanno oltre lo specifico, e vado a provare a raccontarlo. In primo luogo, manca in che contesto sociale ci si muove, quindi quello che io chiamerei quasi un indicatore di depressione della società, perché se noi vediamo dei numeri come questi che sono in peggioramento e ci dicono che siamo messi male, il tema è quanto sta male la gente rispetto a quello che è poi il tema del lavoro in azienda. Cioè, se le persone stanno male a casa propria, poi sicuramente stanno anche male in azienda, però questo non è un problema dell'azienda, è un tema della società. Seconda riflessione, che cos'è il lavoro? Che cos'è il lavoro nel 2023? Perché io stavo pensando, quando ho iniziato io a lavorare, ormai sono passati tanti anni, e per me il lavoro era un modo per cambiare la mia vita, per diventare qualcosa di diverso. Io negli ultimi anni ho provato ad assumere tante persone, e una delle difficoltà sostanziali che abbiamo avuto che il lavoro non è più visto come un fattore di cambiamento sociale. Non c'è più l'ascensore sociale che ti permette di iniziare a lavorare come cameriere per poi fare la pizzeria, per poi fare il tuo ristorante. Quindi questo tipo di percezione è forte quando tu parli con i ragazzi, quando parli con i giovani, è uno dei temi grossi che c'è qui sotto. Questo significa anche che alcuni lavori non sono più accettabili per quanto riguarda gli italiani. Scusate, lo dico anche questo molto dritto, però i lavori, parlo per esempio dell'edilizia, parlo dei lavori sui cantieri, abbiamo fatto anche delle indagini per capire perché la gente non voleva venire a lavorare nei cantieri con degli stipendi pagati regolarmente, con le ferie pagate, con l'albergo pagato perché ti sposto dal sud ai cantieri del nord. Non c'è disponibilità, perché poco manca quella componente della possibilità di cambiare vita che il lavoro porta invece intrinsecamente, perché se inizi a 20 anni, fai dei sacrifici, o almeno ai miei tempi si partiva dall'idea di fare dei sacrifici perché poi sarà meglio. In questo contesto, leggere poi
I numeri come quelli che vediamo, confermo quello che dicevo prima, siamo messi molto male, ma siamo messi molto male perché se tu hai gente che è sfiduciata prima ancora di andare in azienda e che ti chiede di occuparti delle relazioni coi figli, ci sono ogni pagina di questo lavoro della Doxa, meriterebbe un approfondimento metodologico per capire che cosa hanno fatto esattamente per arrivare a quei numeri, proprio perché ci sono dei numeri che sono assolutamente striking, cioè fanno veramente impressione. Sul tema dello stile di leadership, lo stile di leadership non esiste più la figura dell'amministratore delegato illuminato che cammina sulle acque e indica la strada al popolo che segue. Noi viviamo in una società in cui tutti sanno tutto, non c'è mai stata tanta comunicazione aziendale fra intranet, extranet, giornali e si sa tutto di tutto, se sei andato lì, che cosa hai detto, che cosa hai fatto, quindi la trasparenza è necessaria, così come è necessaria il concetto di squadra, il concetto di gruppo. L'unico modo che hai in questo momento storico, per gestire questo tipo di complessità è non portarti sulle spalle da solo questo tipo di responsabilità. Impossibile. Se tu hai delle realtà complesse, devi avere una squadra di persone che hanno un pensiero non omologato, perché altrimenti torniamo alle tavole della Bibbia, però che abbiano un modo di ragionare che sia comprensibile, che sia in qualche modo ragionevole. L'esperienza del Covid ci ha insegnato tante cose. Oggi tutti la flessibilità, sì, è fantastico, ma tu oggi quando fai un colloquio di lavoro ti ritrovi la prima richiesta da parte del candidato è: ma quanti giorni di flessibilità ci sono? E se non ci sono i 2 giorni minimi sindacali, quella persona non viene a lavorare. Cioè, è qui che siamo arrivati da un punto di vista del rapporto fra la società, l'azienda e il lavoro. E quindi io penso che ci debba essere, vado a chiudere perché sono fuori dai tempi, una riflessione che è un po' più alta. Certamente c'è malessere, c'è bisogno dell'approccio psicologico, di cercare di capire le motivazioni, il malessere e quant'altro, ma c'è anche bisogno di ripensare in qualche modo quello che per questa nostra società è il valore del lavoro in quanto tale. Io vedevo che Maurizia Villa stava annuendo alle tue parole, quindi vorrei sentire lei. Korn Ferry è una società di consulenza che opera anche in questo caso a livello globale, voi avete 111 uffici, leggevo dal sito, in 53 paesi al mondo, quindi anche lì un buon confronto internazionale. Dal vostro osservatorio appunto fatto di un centinaio di C-level con cui avete rapporti quotidiani. Ecco, qual è il livello di sensibilità rispetto ai temi di cui stiamo parlando, anche in base ai risultati che abbiamo visto prima, no? Di questa discrepanza di percezione tra chi è manager e chi invece è dipendente? Bene, grazie, buonasera a tutti. Allora, chiaro che ci sono delle culture diverse, paesi diversi, più avanzati, meno avanzati. C'è un comune denominatore un po' distonico che tra l'essere quotato e non essere quotato, perché purtroppo lì ci sono dei temi ancora troppo riferiti a un tema di profittabilità, di produttività, e quindi insomma diciamo è un punto di attenzione. Quello che noi vediamo è che oggi, chiaramente, come diceva Mario prima, la leadership è messa in forte discussione, no? Nel senso che oggi il modello dovrebbe andare su una disruptive leadership che veramente si occupa delle persone, si occupa nel senso che il risultato non è più ad personam, ma è il risultato di una squadra. Il risultato di una squadra parte dalla veramente comprensione e grande rispetto degli aspetti psicologici. Allora, a me una cosa che mi ha molto colpito nella ricerca è che oggi su 4 persone, 3 hanno paura a riconoscere la fragilità, una fragilità che peraltro in modo molto, credo, anche umano e comprensibile e ammirevole dal mio punto di vista, ce l'hanno anche i vertici però. Cioè, devo dire che in tante situazioni mi sono trovata ovviamente a interfacciarsi con situazioni che sono assolutamente esogene alla conduzione di un'azienda, a complicazioni in cui veramente i vertici si pongono, no, questo tema. Allora io credo che qui è molto importante calare prima su se stessi, no? Tutto questa attenzione e anche questo campanello d'allarme, perché poi secondo me
diciamo, la grandezza di un CEO, di un vertice, e anche la, come posso dire, un equilibrio di fattualità, ma anche di sensibilità umana, no? Questa cosa deve essere assolutamente proprio declinata su tutta la struttura e, a mio avviso, deve diventare un manifesto. Cioè, noi oggi abbiamo delle grandi aziende che ci dicono: ma come posso rendere attrattivo? Oggi c'è una guerra di talenti, ma guerra di talenti perché dopo il Covid le persone sono più equilibrate nelle scelte, vogliono più trasparenza. Allora, per me questo è un pezzo dell'ESG pazzesco, no? Cioè, per me è un'azienda che domani va sul giornale o in un processo di interviste, e qui, scusate, faccio una piccola come si dice, puntualizzazione. Per me in questo momento il mondo delle risorse umane, cioè gli HR e gli amministratori delegati, devono vivere una simbiosi importantissima, no? Proprio per declinare questi temi, poi renderli noti e poi, come posso dire, continuare a comunicare questo tema. Poi c'è la riservatezza, eccetera, però è un pezzo di questa learning curve della capacità di dare valore a un risultato comune. Non è facile, non è facile. Siamo abbastanza indietro, però posso dire una cosa: non lo siamo in Italia, lo siamo anche in America, lo siamo ovunque, perché questo è un po' un, come posso dire, un DNA che va alimentato, sviluppato, no? E quindi quando si arriva in una posizione di leadership bisogna anche occuparsi molto di questa cosa. Cioè, io penso che la gravitas di un amministratore delegato debba essere la soglia di accessibilità che lui rende disponibile ai dipendenti, no? E quindi lavorare su questo punto. È complicatissimo, nel Molto senso complesso. Che è una bella sfida quella che preannunci a chi vuole guidare un'azienda. Allora partirei proprio da qui, perché abbiamo gli ultimi minuti prima di chiudere, perché poi abbiamo la parte finale del nostro evento. E vi faccio una domanda, diciamo così, a sorpresa. Inizio proprio da Maurizia Villa. In 30 secondi, qual è la sfida maggiore che un manager in questo momento, un CEO, cioè quindi intendiamo proprio un capo azienda, deve affrontare nel prossimo futuro, a tuo avviso? Prossimo futuro deve il grande rispetto e la grande, come posso dire, accessibilità verso il risultato di una grande squadra, non i primi livelli, di una grande squadra, no? E il poter dire: non ho fatto questo risultato, ma noi ce l'abbiamo fatta. Questo secondo me è l'impegno vero, no? Proprio di dare la motivazione a tutta la sua squadra per raggiungere un obiettivo. Quindi è un atto di grandezza, anche di umiltà e di grande impegno da parte di tutti. Bellissime parole: rispetto, accessibilità, motivazione per la squadra. Sì, non posso che sottoscrivere per... Non vale copiare. Non vale copiare, no, posso aggiungere qualcosa. Diventa un tema di coerenza, diventa un tema di coerenza e di verità. Cioè, io penso che questo sia un momento in cui si deve andare per fatti sostanziali. Cioè, non puoi dichiarare di essere bianco se sei nero, non puoi fingere di essere bianco se sei nero, e viceversa. Quindi, nel momento in cui gestisci un corpo complesso come un'azienda, la verità deve essere il più possibile, per quanto sia dura e difficile, perché non niente è facile, non puoi far contenti tutti, questo vai a risorse limitate, tutto è sempre è un problema di ottimizzazione e di minimizzazione di quelli che sono i problemi. Però in questo contesto, proprio perché a me non piace per niente la parola capitale umano, è una cosa bruttissima, però la verità è che lo stesso progetto può essere vincente o perdente a seconda delle persone che lo vanno a interpretare, che lo vanno a vivere, che lo fanno proprio. Quindi il punto è che bisogna cercare di arrivare il più possibile sul corpo dell'azienda con dei messaggi che siano di allineamento fra il vertice e tutto il resto della squadra in senso lato. Mirgia? Credo che sia tornato tra le risposte che tutti abbiamo dato il concetto di una leadership diffusa, quindi non più una persona sola al comando,
ma che cerchi di raccogliere quelle che sono le esigenze di tutto il corpo, perché soprattutto vale per le grandi aziende, non, una persona sola oggi non può muovere e non può raggiungere gli obiettivi, quindi una leadership diffusa e anche inclusiva, è stato prima detto in più, credo che sia adesso un'esigenza che tutti sentiamo, che vuol dire anche che anche la definizione del purpose viene dal basso, viene, tu sai che noi abbiamo fatto un questionario per cercare di, dove, certo, di capire tutti insieme dove dirigere l'azienda, cos'è che dobbiamo cambiare, questo cambiamento deve partire dal basso, poi ovviamente il leader deve attuare la propria strategia e dare la direzione, però in questo modo qui. Ascoltando, si torna alla parola usata prima. Ascolto. Paola? Ma, noi abbiamo un mondo del lavoro che è attraversato da cambiamenti continui. La velocità con cui il mondo intorno a noi cambia è aumentata drammaticamente e continuerà a aumentare da quello che, quel poco che vediamo. Per cui mettere le persone nelle condizioni di poter sentirsi utili nel tempo, sapendo che non faranno lo stesso lavoro per tutta la loro vita, è una sfida incredibile. Cioè, non è quasi più nemmeno formazione, ma è una formazione al quadrato, non so come dire, è insegnare alle persone a imparare quello che serve per continuare ad essere utili all'interno di un'azienda. Questo secondo me è una delle sfide che avremo, che abbiamo già oggi in realtà, ma che continueremo a avere per il prossimo futuro. Simona? Io proprio in una parola semplice, la sfida più grande è quella di portare veramente rispetto a tutte le persone, fare in modo che chiunque viene a lavorare in qualsiasi posto dell'azienda si senta veramente rispettata e realizzata. Sono magari due parole banali, sembrano semplici, in realtà non lo sono. Fare in modo che le persone arrivino in azienda, siano felici e vadano a casa dicendo, non so, il capo, il collega mi ha veramente rispettato, ha ascoltato quello che ho detto, secondo me è una cosa alla quale ancora ci dobbiamo lavorare, perché, torno a dire, ne parliamo tanto, nella sostenibilità, nella diversity and inclusion, però non è così semplice. Quindi lo voglio risottolineare nella sua semplicità, per ricordarcelo, e come diceva la collega prima, è un connubio tra ovviamente il management dell'azienda e le funzioni HR per portare questo messaggio verso l'alto e verso il basso, verso tutta l'azienda. Però secondo me è importantissimo da qui al futuro. Io vi ringrazio perché siamo stati precisissimi, anzi abbiamo guadagnato un minuto. Ringrazio per questi interventi. Chiamo sul palco Mario Alessandra e Cristiana Capotondi per la foto di rito. Grazie. Uomo strada. I due uomini vicini, ci scambiamo. No, io la fortunata. Grazie. Perfetto. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie. Grazie. Simona. Di nuovo. Eccoci. Grazie. Allora, vogliamo tirare le fila di questa di nuova questo tavola rotonda, 2023, confronto. di questa azienda che parte, allora, dalla testa. Mi sembra che sia chiaro che la sfida principale sia quella dei manager e dei leader che devono guidare questo cambiamento, perché se non cambia il modello di leadership, poi è difficile riuscire a cambiare, a mettere in atto tutti i cambiamenti di cui abbiamo parlato oggi, anche in tema di benessere mentale. Questa è la sfida. Allora vedremo poi il prossimo anno da questo palco quanto questa sfida sia stata raccolta. Mi sembra però che ci siano, tanto c'è una grande consapevolezza rispetto a questa necessità, e poi vedremo come sarà raccolta questa sfida. Monica, io grazie, ti saluto come e sempre. Scendo perché lascio grazie lo spazio mille, un agli applauso altri. A Monica D'Ascenzo, che per il secondo anno consecutivo è stata moderatrice protagonista di questa giornata. Io invito sul palco Silvia Brusatin, Sales Director di Mindwork, Bianca Maria Cavallini, che è la direttrice operativa di Mindwork, board member entrambe, benvenuto, e Mario Alessandra, CEO, founder di Mindwork.
ci stiamo avvicinando alle conclusioni. Tanto benvenuti su questo palco. Grazie. Nuovamente. È andato bene il giro in tram? È andato bene. Un grande successo. Bene. Parecchio. Allora, lo scorso anno abbiamo chiuso immaginando, sì, e ne ha parlato Mario poi in apertura, quale potesse essere la parola che sintetizzava la nostra giornata, sì, rappresentasse la nostra giornata. Oggi facciamo lo stesso gioco, una, sì, parola per ciascuno, che ognuno basta dica che la poi propria. Non mi chiedi la frase, no, scusami, non lo farò mai più, però da brava scrittrice sei stata precisa e puntuale, quindi insomma è stato un gioco ben riuscito. Sì, sì. Allora, una parola per ciascuno, non copiate, quindi dite delle parole diverse. Da chi vogliamo iniziare? Da Silvia, parto la mia io? Sinistra. La parto parola io. di questa edizione, di questa Hedon 2023 per Silvia Brusatin. Allora, la mia parola è relazione. Voglio andare in continuità rispetto allo scorso anno, che la mia parola era fiducia. E relazione è perché tutto quello che abbiamo fatto, abbiamo costruito oggi, che ruota attorno a ciò che è benessere psicologico, io lo vedo in realtà scaturire da quello che è la relazione, il perno relazionale che ci lega. Io sono davvero felice oggi di vedere qui volti che c'erano lo scorso anno e anche tante persone nuove, e il fatto che si possa uscire da qui, da oggi, portandosi a casa quello che è un messaggio rispetto a ciò che è far stare bene le persone, e quindi questa relazione vi crei e ci crei come ambassador di ciò che è benessere psicologico, secondo me è prezioso. Noi in Mindwork questo lo facciamo ogni giorno, e quello che facciamo con voi in azienda è promuovere proprio il benessere psicologico delle persone con servizi di supporto psicologico, con la psicoeducazione, con la formazione, con la comunicazione interna, la comunicazione esterna dei servizi che facciamo insieme. E quindi io credo che le relazioni siano alla base di questo, e avervi qui oggi nella dimostrazione. Il mio augurio è quello di continuare a farlo assieme. Dunque, relazione. Relazione, io sarò un po' banale quest'anno, ma l'ho stata anche secondo me l'anno scorso. Quindi, però secondo me bisogna dire anche le cose che sono già state dette, perché sono stati citati i fiori più di una volta, e quindi la mia parola è fiorire, nel senso che non a caso, lo dicevo anche prima, i fiori sono simbolo di Hedon quest'anno in particolare, e li abbiamo scelti proprio rifacendoci al concetto di flourishing, quindi del fiorire come persone, e anche di andare a guardare, secondo noi è importante farlo, soprattutto in azienda, quelle che sono le risorse delle persone. E tenendo la metafora dei fiori, mi piace pensare anche all'azienda un po' come un giardino, quindi l'idea che per far fiorire davvero le proprie persone non bastino servizi e iniziative una tantum, esattamente come per un fiore non basta il sole o la pioggia, ma serve sole, pioggia, ombra, servono sostanze nutritive, serve soprattutto cura, serve soprattutto tempo, e non è un qualcosa che fai una volta l'anno, ma è un qualcosa che fai tutti i giorni, e ti prendi cura del giardino sia in inverno che in estate. Quindi ecco, mi piace un po' pensare all'azienda in questo modo, e credo che questo sia davvero il segreto, la famosa ricetta del benessere sia sicuramente questa per far fiorire le persone tutti i giorni dell'anno. E fiorire è anche una parola che torna dalle nostre primissime conversazioni su questo Hedon 2023, l'idea che questo accompagnamento al benessere psicologico in azienda sia in realtà uno strumento per far fiorire la persona non solo dentro l'azienda ma fuori l'azienda. Ed è molto bella la metafora del giardino, perché è un giardino, prima ne abbiamo parlato con Gianmarco Pinto, in cui crescono le competenze ma si sviluppano anche le personalità grazie appunto al fiorire delle emozioni che abbiamo capito sempre di più, forse capiremo, vanno portate in azienda, vanno messe a capitale collettivo, a capitale del gruppo di lavoro, e quindi ci piace immaginare questo giardino nel quale tutti viviamo, proprio come metafora della vita. La terra è uno straordinario giardino nel quale ognuno di noi può fiorire ed essere aiutato a fiorire, prendendo spunto dall'importante parola di Silvia, che è relazione. Mario, la tua parola. La mia in apertura dicevo che questo è l'anno del raddoppio, no? Abbiamo fatto ci sono il doppio delle persone che lavorano con noi, ci sono il doppio delle persone qui, più o meno siamo il doppio dell'anno scorso, ma soprattutto ci sono il doppio delle aziende che collaborano con noi rispetto all'anno scorso, e aziende per le quali contribuiamo, appunto, facciamo del nostro meglio per far fiorire le loro persone. Allora la mia parola non può che essere gratitudine, perché voglio essere grato di quello che abbiamo raggiunto, ma soprattutto appunto il payoff di cui abbiamo parlato poco, il payoff di quest'anno di Hedon, che è Going Further Together,
proprio vogliamo continuare questo percorso, andare avanti insieme a tante altre aziende in cui portare consapevolezza sul benessere psicologico. Però voglio chiudere ringraziando tutte le persone che sono venute qui, anche da lontano, perché non tutti siete di Milano. Grazie al service tecnico, grazie a tutti gli altri fornitori, grazie a tutte le persone di Mindwork che collaborano con noi ogni giorno per portare avanti la nostra missione, e soprattutto la nostra event manager Beatrice che cura come ogni anno in maniera magistrale questo evento. Grazie a tutti gli speaker e le speaker che si sono susseguiti sul palco, il Comune di Milano, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, grazie a Mattia Belardi, Mr. Rain, che adesso ci delizierà con la sua musica. Grazie a te, Cristiana, grazie a voi. Per continuare a essere insieme a noi. E poi un ringraziamento speciale a tutte le aziende del Mental Wellbeing Council, con cui abbiamo lanciato questo manifesto per il benessere psicologico in aziende, che è solo un punto di inizio per poi coinvolgere tantissime altre aziende. Voglio ringraziare Paola Cornero di Carrefour, che non è qui, però è dovuta andare via, Guido Stratta, che ringrazio, come ha detto Bianca, durante la tavola del Mental Wellbeing Council, in una delle nostre riunioni a Roma, ci ha dato questa idea di portare avanti questo percorso del manifesto, Giorgio Pasolli, di Gruppo Cassa Centrale, e Raffaella Maderna, di Lundbeck. Poi voglio chiudere leggendo proprio un estratto del manifesto, che è quello che mi sta più a cuore, che è l'estratto che è proprio emblematico di quello che poi significa portare il benessere psicologico anche fuori dall'azienda. È l'incipit della sezione società. Promuoviamo il benessere psicologico della società tutta, consapevoli delle responsabilità che come aziende abbiamo da questo punto di vista. Ci impegniamo ad essere sostenibili da un punto di vista umano e sociale, consci che le nostre persone sono cittadini e cittadine che fanno parte di una comunità. Infine, ringrazio chi ci stava seguendo da LinkedIn. Perché noi siamo in diretta su LinkedIn nella vostra pagina Mindwork Wellbeing in Progress, e quindi abbiamo tenuto compagnia ai tanti che ci hanno seguito. Abbiamo capito che c'è, tantissimi. Non so se si dice traffico. Tante persone che ci hanno seguito, tante visualizzazioni, quindi grazie, sì. E questa grazie. Edizione di EDON 2023 si conclude qui. Io però volevo dire una cosa, volevo ricordare che questo evento, che è un evento dedicato agli HR, dedicato ai CEO delle aziende, agli opinion leader, per trattare questo importante argomento, lo ricordiamo, nella giornata mondiale della salute mentale, oggi 10 ottobre, è stato patrocinato dal Comune di Milano, seppur è comunque un evento aziendale, se possiamo dire, perché Mindwork è certamente un'azienda e non è una no profit. Questo evidenzia quanto questa realtà sia una realtà sempre più sentita e sia una realtà ancor prima che un business, che una realtà aziendale è una necessità sociale. E quello che ha concluso Mario pochi istanti fa rispetto a quanto ci sia di effetto sulla società rispetto all'attenzione che le aziende hanno per i propri collaboratori è ciò che fa delle aziende degli enti di formazione. Noi seguiamo i ragazzi, e qui ce ne sono di giovani, fino all'uscita dall'università, dopodiché non abbiamo più rapporto formativo da un punto di vista culturale con i soggetti, li perdiamo da un punto di vista formativo. Quindi le aziende sono i luoghi di formazione e i luoghi attraverso i quali poter parlare alle persone che sono chiaramente poi cittadini, come ci ricordava Mario, cittadine, e che da qualche parte quindi poi contribuiscono al nostro benessere in maniera più ampia. Per cui grazie a Mindwork, a ciò che fate, ai tanti psicologi e psicologhe che avete e che lavorano molto bene, avete dei feedback straordinari, per cui grazie a voi per avermi voluta di nuovo quest'anno per il secondo anno grazie consecutivo. Anche da parte mia un saluto alle persone che ci hanno seguito, alle tante visualizzazioni che abbiamo avuto sulla vostra pagina LinkedIn. È stato un piacere per me potervi accompagnare. Quindi chiudiamo adesso la diretta LinkedIn. A presto, al prossimo anno, giovedì 10 ottobre 2024,
in diretta. Che non è un errore perché c'è l'anno bisestile. È un anno bisestile, perché sennò si fa sempre il calcolo del giorno più un giorno. Dietro le quinte abbiamo fatto abbiamo un check perché non mi fidavo. Non tornava neanche a noi. Giovedì 10 ottobre 2024, Head On 2024, ci vediamo il prossimo anno, grazie.